grazie agli operatori, ai ricercatori della Laura Bassi e del gruppo dell'ENEA Antartide, riusciamo a fare questo collegamento che insomma sembra dietro casa, ma forse tanto dietro casa non è praticamente. Lo dimostra il fatto che mentre qua abbiamo appena finito di cenare, loro forse hanno appena fatto colazione. Abbiamo 12 ore di fuso orario, diciamo, di differenza. Infatti noi ci siamo sentiti stamattina alle 10 e loro stavano per andare a letto, mentre adesso penso che si siano appena alzati. Ecco, quindi io non vorrei tenerla tanto lunga. Io, prima di presentarvi due relatori, davo la parola per un saluto ad Andrea Zucchelli, che molti, diciamo, conosceranno perché è il figlio. Ed è presente anche la moglie di appunto Zucchelli, che ha creato, insomma, fondato, ha dato un contributo importantissimo a queste ricerche in Antartide, a cui è dedicato il nome della base, appunto Zucchelli, che lui ha fondato. Poi ci porterà direttamente il saluto a ruota, quindi non sto neanche a passargli la parola. Il sindaco di Crevalcore, che ci sta ascoltando dalla sala consiliare, che ha appena finito il consiglio comunale, anche lui porterà un saluto da Crevalcore, perché appunto Zucchelli era di Crevalcore, ma abbiamo anche due ricercatori. Stefano Ferriani e il suo collega, che onestamente non mi ricordo il nome, mi dispiace, ma si presenteranno poi loro. Invece l'altro relatore sarà Riccardo Cipinotti, di cui poi vi leggerò due righe brevi dopo l'intervento del sindaco. Per questo motivo, insomma, c'è anche Crevalcore, visto che ha dato tanto e sta dando tanto a questa ricerca. Quindi io passerei direttamente la parola ad Andrea Zucchelli. Grazie. Sarò molto breve. È un ringraziamento per questo invito a partecipare a questa iniziativa che ritengo sia essere molto interessante. Mio padre ha sempre creduto molto in quella che era la divulgazione scientifica e l'attività in Antartide era un esempio di quella attività scientifica di ricerca che per il bene dell'umanità viene sviluppata. Quindi molto contento di partecipare e dire due parole di saluto a questa iniziativa. Non voglio protrarmi oltre. Credo che la testimonianza dell'attività che mio padre ha fatto per consentire ai ricercatori di andare in Antartide sia sotto gli occhi di tutti e le testimonianze che seguiranno ne sono una conferma. L'importante è che il passato sia di servizio a quello che è il presente e che il continuo di questo presente possa essere il fondamento per poter migliorare la qualità della vita e aumentare la consapevolezza dell'ambiente e il rispetto dell'ambiente che noi dobbiamo avere. Antartide, mio padre, aveva la battuta che è un laboratorio per lo studio e la ricerca. E oggi il tema dell'ambiente sarà sempre più un tema importante, determinante per il nostro futuro. Quindi ritengo che iniziative come queste siano assolutamente importanti, meritorie, che devono essere ampiamente divulgate. Sono contento che ci sia una partecipazione ampia. Questi strumenti di moderna comunicazione credo che possano sempre più permettere una divulgazione a un ampio pubblico di quelle che sono le attività che il nostro Stato, il nostro governo, il nostro sistema paese sta investendo per poter contribuire al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento della consapevolezza dei cittadini, ognuno di noi, per poter vivere questa terra nel modo corretto. Grazie. Ecco, tante grazie, passerei direttamente la parola al sindaco. Ecco, vorrei solo ricordare che qua siamo collegati un po' da tutta Italia, c'è gente oltre che buona parte del nostro territorio, ma c'è gente anche da Milano, Torino, dalla Sicilia, dalla Sardegna, insomma, perché abbiamo una mailing list, diciamo, come musei del territorio abbastanza vasta di 15.000 indirizzi e che ci seguono un po' queste conferenze iniziate col Covid da tutte le parti. Prego, sindaco. E io naturalmente volevo ringraziarvi per l'opportunità che ci avete dato questa sera di salutare, insomma, e di interagire con Rompigaccio e la Laura Bassi. Voi sapete che, insomma, noi andiamo orgogliosi più di tanti altri perché oltre per avere nell'Antartide la base intitolata a Mari Zucchelli, sulla Laura Bassi abbiamo anche due crevalcoresi che sono Stefano Feriani e Andrea Gallerani, che sono, insomma, li stiamo aspettando con impazienza perché probabilmente credo che il 4 di aprile, al loro ritorno, poi faremo una serata qua a Crevalcore dove speriamo ci vengano a raccontare, insomma, la loro avventura perché credo che sarà veramente, veramente interessante.
qui con me c'è in intera giunta con tutto il Consiglio Comunale, perché abbiamo approfittato della serata proprio per fare questo collegamento al termine del Consiglio Comunale. Oltre al fatto di essere felici, insomma, di avere l'opportunità di interloquire con i componenti della Laura Bassi, perché insomma credo che sia un'avventura, io la chiamo avventura perché per me pensare all'Antartide è sicuramente un'avventura. Loro stanno facendo il loro lavoro, come diceva Andrea, un lavoro importante per l'ambiente, per cui noi siamo veramente interessati ad ascoltare quello che ci racconteranno questa sera, poi al loro ritorno. Io però naturalmente volevo anche fare una piccola sorpresa, se me lo concede Marchesini. Mi sento un po' Raffaella Carrà questa sera, volevo fare una caramba, e adesso volevo lasciare la mia sedia a un ospite che abbiamo. Scusate un attimo. Ciao, vi aspettiamo presto. Sì, mi pare di riconoscerla, anche se da qualche mese che non la vedo, è sempre un piacere rivedere Marta. Un saluto a tutti, grazie per la carambata, Marco. È stato così una piccola sorpresa. Niente, io adesso vi saluto e vi aspettiamo a Crevalcore, e grazie dell'opportunità che ci è stata data. Grazie. Grazie Sito, grazie a tutta la giunta e tutto il Consiglio Comunale di Crevalcore. Anche noi vi aspettiamo naturalmente. Ecco, due veloci righe e iniziamo da Stefano Ferriani, visto che parliamo di Crevalcore, ricercatore NEA della Divisione per lo Sviluppo Sistemi per l'Informatica e l'ICT, laureato in informatica, si è occupato di immagine, processing modelli ad agenti e banche dati per i beni culturali, ha partecipato le ultime 8 campagne oceanografiche del PNRA nel mare di Ross, 6 delle quali con responsabili del laboratorio di navigazione. Ha progettato e realizzato il sistema di navigazione utilizzato a bordo delle navi impiegate nelle spedizioni in Antartide, Italia e Laura Bassi. Ecco, passo velocemente invece al curriculum molto riassunto del dottor ingegnere, penso, Riccardo Cipinotti. Nasce nel 1979, si laurea con lode in ingegneria elettronica presso la Sapienza a Roma, consegue il dottorato, nel 2012 è stato assunto come ricercatore dall'ENEA. Dal 2017 si trasferisce presso l'unità tecnica Antartide, UTA, di Enea, dove si occupa a tempo pieno dell'attuazione delle spedizioni del PNRA. Attualmente all'interno del servizio logistico di UTA si occupa delle attività con droni in Italia e in Antartide, e si occupa delle campagne navali oceanografiche in Antartide, in cui ricopre il ruolo di capo spedizione. Ad oggi è autore di 2 brevetti, 9 rapporti tecnici Enea, 45 pubblicazioni su riviste e 11 su conferenze, sia nazionali che internazionali. Ecco, vi ricordo solo un'ultima cosa, che per le domande siete pregati di scriverle in chat, e dopo andremo via via a leggerle e porre, diciamo, ai nostri relatori. Quindi lascio la parola, ricordo sempre di spegnere tutte le telecamere perché ne vedo qualcuna ancora accesa, senza far nomi, naturalmente. Lascio la parola ai nostri relatori, grazie di nuovo e prego. Allora, buongiorno a tutti e un benvenuto virtuale a bordo della Laura Bassi, rompighiaccio italiana di proprietà dell'Istituto OGS di RIS. Come diceva giustamente il sindaco, qui a fianco condividiamo oggi l'incontro con Stefano, collega amico, e anche Andrea Gallerani, collega amico. E il giro, diciamo, l'organizzazione sarà la seguente: faremo una breve introduzione e condividendo poche slide in PowerPoint, poi ci muoveremo per la nave e per i locali della nave, così avrete l'occasione proprio dal vivo di vedere la rompighiaccio, di come facciamo la ricerca qui a bordo. Anch'io, visto che siamo in tema di sorpresa, una sorpresa per voi, e più tardi andremo sulla plancia di comando della nave, dove
il comandante ci farà un saluto e ci descriverà nella tecnica, insomma, come funziona la nave. Lascio la parola a Stefano e poi a Andrea e poi credo possiamo cominciare con le presentazioni. Sì, grazie per questa opportunità, per noi è una cosa molto importante, come diceva Andrea Zucchelli all'inizio, la divulgazione, il rapporto con il pubblico, in particolare con le scuole. Ieri sera era stata l'ultima, diciamo, videoconferenza con una scuola, ne avremo altre ancora. È un elemento fondamentale della ricerca, comunicare quello che si fa diventa importantissimo. Vi ringraziamo per questa opportunità. Poi un aneddoto di vita vissuta, io passo anche la parola ad Andrea, che è ricercatore CNR e a bordo si occupa di carotaggio, ma lo dirà meglio lui. Ormai è anche di dominio pubblico, la prima volta che ci siamo incontrati, pur essendo di Crevalcore, è stato in Antartide. Io e lui non ci eravamo mai visti prima, e un giorno sull'Italica, la vecchia nave che veniva usata per le spedizioni, mi hanno chiamato e detto guarda che c'è un tuo compaesano, e lì per la prima volta ci siamo incontrati. Quindi a questo punto lascio la parola al dottor Gallerani, che racconterà un po' qual è la sua attività e probabilmente porgerà un saluto, insomma, vedrà lui cosa, esatto, cosa meglio dire. Allora, buonasera a tutti, come diceva Stefano, io sono Andrea Gallerani, faccio parte, non sono di Enea, faccio parte dell'equipaggio scientifico, quindi lavoro al CNR presso l'Istituto di Scienze Marine. Sono qui a bordo perché partecipo a progetti di ricerca, quindi... Quindi ho la fortuna di aver partecipato ormai a 6 campagne sonografiche perché appunto sono coinvolto in progetti di ricerca. Il mio lavoro qui a bordo consiste nell'effettuare campionamenti di sedimenti, perché oltre al campionamento d'acqua, campionamento di atmosfera, su questa nave vengono fatti anche campionamenti di sedimento per vedere la risposta dei, diciamo, cambiamenti climatici, dei cambiamenti di temperatura nei sedimenti marini. Poi più tardi magari avremo l'opportunità di vedere anche quali tipi di strumentazione utilizziamo su questa nave. Ok, grazie Andrea, grazie Stefano, possiamo procedere con le presentazioni. E giusto un'accortezza tecnica, noi utilizzeremo 2 dispositivi per fare questo collegamento. Uno, questo qui dal quale vi stiamo parlando, vedete il mio nome e cognome Riccardo Cipinotti, e un altro di Stefano, e vedete il suo nome, Stefano Ferriani. Quindi adesso per la presentazione utilizziamo il mio dispositivo, poi durante il collegamento ci muoveremo da un dispositivo all'altro, quindi prego tutti voi, insomma, di seguirci o dal mio collegamento o da quello lì di Stefano. Allora, vado con la presentazione. Mentre Riccardo predispone lo schermo con le slide che io ho preparato, volevo introdurle brevemente. È un doveroso breve introduzione alla storia del PNRA. Noi abbiamo voluto sottrarre un po' di tempo a quello che è la visita live della nave per raccontare questi aspetti, perché riteniamo che siano molto importanti. È sempre bene contestualizzare, diciamo, gli argomenti. Adesso arriviamo, un attimo solo che stiamo predisponendoci per la presentazione. Ok, non so se voi riuscite a vedere lo schermo, avrei bisogno di un piccolo feedback per sapere se riuscite a vedere lo schermo. Sì, si vede tutto. Sì, grazie. Bene, perfetto, allora io comincio e vado anche abbastanza veloce in modo tale da lasciare spazio alla parte live. Come dicevo, una breve storia del PNRA. Ovviamente per cominciare io appartengo come Riccardo all'Enea. L'Enea è l'ente attuatore, cioè l'ente che realizza, mette in atto tutte le azioni e mantiene le basi in modo tale che le spedizioni abbiano corso. Enea ha 14 centri di ricerca, 17 uffici territoriali e attualmente conta 2600 dipendenti. Nella slide vedete evidenziati 3 centri fondamentali per quanto riguarda le ricerche in Antartide. Uno è il centro di ricerca del Brasimone, dove vengono fatti i corsi di addestramento. Uno è il centro di ricerca della Casaccia, dove sostanzialmente ormai c'è l'headquarter, insomma il quartier generale di UTA, che è l'unità tecnica che si occupa dell'Antartide, e il centro di ricerca di Bologna, dove anche lì c'è una piccola parte dei dipendenti che in qualche modo si occupano di Antartide.
L'ENEA è un ente che nasce nel 1960, quindi ha 60 anni di storia ormai alle spalle. Nel corso del tempo ha cambiato i nomi per adeguarsi a quelle che erano le esigenze energetiche del momento e per spostare il suo interesse dall'energia nucleare iniziale fino ad arrivare alle energie alternative, e oggi cerca di coniugare le nuove tecnologie con l'uso dell'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Dal 2022 siamo afferenti al Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, perché proprio il nostro, diciamo, obiettivo è quello di coniugare questi due aspetti. Io peraltro volevo anche ricordare, sempre perché siamo in ambito regionale, crevalcorese, per un po' di sciovinismo, ricordare che nel 1961 nel CNED di Bologna, nel centro di calcolo, venne installato il primo mainframe, il primo grande calcolatore. Mi piace ricordare che quel calcolatore venne comprato con il concorso sia dello Stato centrale, nella figura del Ministero della Ricerca, sia con un finanziamento del Comune. Le due figure che incarnavano queste istituzioni erano di alto profilo, in particolare il Ministro della Ricerca era Aldo Moro e il Sindaco di Bologna era Dozza, quindi due figure che in qualche modo si stagliano nel panorama politico di quel tempo. Da allora l'ENEA comunque non si è fermata e nel 2021 all'ENEA di Portici c'è un altro supercalcolatore che si chiama Cresco 6. Se vedete sotto c'è scritto Top 500, è un calcolatore che è entrato nella classifica dei primi 500 calcolatori più veloci al mondo. E quindi in qualche modo ci continuiamo ancora a difendere nel panorama del calcolo. Tant'è vero che se vedete a sinistra il sistema è stato utilizzato anche per simulazioni relative alla lotta contro il Covid. Velocemente, a questo punto l'ENEA fondamentalmente ha quattro dipartimenti, ciascuno afferisce ad una missione specifica: efficienza energetica e tecnologie energetiche, un qualcosa che ha a che fare con i cambiamenti climatici, quindi ambiente e sostenibilità, fusione e sicurezza. Io, vedete la freccia, appartengo alle tecnologie energetiche, e in particolare lo sviluppo dell'ICT. ICT vuol dire informatica, communication e technology. Sostanzialmente è un termine anglosassone per dire informatica. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo l'unità tecnica Antartide, che è l'unità specifica di Enea che si occupa dell'attuazione delle spedizioni. Gestisce anche e mantiene le basi antartiche, promuove progetti Enea e poi anche l'ingrato compito della gestione amministrativa di una macchina abbastanza complessa. Riccardo Scipinotti, l'ingegnere Riccardo Scipinotti, è in organico l'unità tecnica Antartide. Due parole sull'Antartide: contrariamente all'Artide, che è un oceano circondato da continenti, quindi il ghiaccio che troviamo in Artide è ghiaccio marino, l'Antartide è complementare, è un continente completamente circondato da oceani. In particolare, se vedete sulla destra, quello che si vede in questa specie di spaccato è una piattaforma continentale fatta di crosta terrestre, la parte marrone, che è fondamentalmente ricoperta da una coltre molto spessa di ghiaccio. Poi Riccardo dirà che questa caratteristica dell'Antartide è molto importante per le ricerche che vengono fatte. Molto brevemente, oddio, sono andato troppo veloce, ecco qua. Alcune caratteristiche fisiche: la superficie è di 13 milioni di chilometri quadrati, tenete presente che l'Europa è 10 milioni di chilometri quadrati, quindi l'immagine di destra vi fa vedere che l'Europa è ampiamente contenuta all'interno dell'Antartide. Grosso modo l'Antartide è 50 volte l'Italia. L'altitudine media è di 2500 metri, ma tenete presente che questa altitudine media è un'altitudine dovuta alla coltre di ghiaccio. La massima è 4800 metri, è una vetta simile al nostro Monte Bianco, e il polo sud è a 2800 metri di altezza. L'ultima cosa che voglio farvi notare era la temperatura minima registrata, che arriva a quasi meno 90 gradi, e qui il vento ha delle velocità molto elevate che arrivano oltre i 300 km orari. Una breve storia, stiamo guardando gli orologi. Ci siamo? Siamo in tempo? Benissimo. Una breve storia per farvi vedere come l'Antartide in realtà sia una scoperta recente. Effettivamente i greci pensavano già che
esistesse una terra al sud. Perché? Perché il sistema tolemaico aveva una concezione di simmetria totale, cioè tutte le cose dovevano avere in qualche modo un bilanciamento. Quindi anche le terre conosciute e non dovevano essere simmetriche. Per cui se c'era un qualcosa che si chiamava Arcticos, Arctos in greco vuol dire orso, quindi qualcosa che è vicino all'orsa, qualcosa che è vicino all'orsa maggiore, alla stella polare del nord, quindi se c'è qualcosa che in qualche modo è vicino alla stella del nord, ci deve essere qualcosa che è all'opposto dell'Artico, che si chiama Antarcticos. E quindi il nome Antartide deriva proprio da questa concezione, diciamo così, di simmetria totale del sistema tolemaico. Svelato perché si chiama così, andiamo molto velocemente a quelle che sono le esplorazioni. James Cook, che è rappresentato a destra in modo molto fiero in questa statua che gli è stata dedicata, arriva nel 1773 a circa 75 km dalla costa antartica. Io ho riportato la frase che lui ha detto, o in qualche modo scritto sui suoi diari, che recita così: nessuno potrà giammai penetrare più in là di quanto mi venne concesso, e le terre che possono trovarsi a sud non saranno mai toccate da piede umano. L'ho riportato perché innanzitutto c'è il detto mai dire mai, quindi Cook in questa, diciamo, frase lapidaria è stato smentito, come vedremo qualche anno dopo. Secondo, era per dire anche il personaggio, che era molto pieno di sé, credo, no? Dice: se non ci arrivo io, non ci può arrivare nessun altro. Quindi, diciamo, Cook, tra l'altro la statua, anche qui a Christchurch c'è un parco dove campeggia la statua di Cook, che in qualche modo ha girovagato dalle parti della Nuova Zelanda. Quindi, giusto per smentire Cook, qualche anno dopo, quasi 50 anni dopo, Nathaniel Palmer è un cacciatore di foche statunitense, riesce ad avvistare la costa dell'Antartide, quindi a superare la barriera dei ghiacci. Ho messo Nathaniel Palmer perché c'è una nave che noi conosciamo bene, che è una nave di ricerca degli americani, degli Stati Uniti, con la quale in passato, per esempio, abbiamo fatto rifornimento qualche missione fa. Poi cosa succede? Succede che nel 1841 Ross, con le navi Erebus e Terror, naviga in un mare che prenderà il suo nome, che a noi è molto caro perché è proprio il mare dove ha sede la base italiana costiera e dove noi ogni anno facciamo le ricerche. Poi scopre un'isola e figuratevi un po' come si chiama l'isola. Si chiama Isola di Ross. Sai, questi arrivavano, nessuno aveva dato nomi, insomma, a man bassa, insomma, piazzavano il loro nome. Scusate, non vi dico cosa si dice in bolognese, ma chi lo sa, sul nome che in tutti i cantoni, ma su questo sorvogliamo, chi è bolognese può capire. Il 26 gennaio del 1853, finalmente, il signor Cooper sbarca nell'Antartide orientale. Dopo un po', nel 1907, c'è la spedizione guidata da Shackleton, e Edgeworth scala il monte Erebus, che è, diciamo, nell'isola di Ross, e giunge al polo sud magnetico, che come tutti sanno è cosa ben diversa da quello che è il polo sud geografico. Il primo è dove in qualche modo quello magnetico, dove entrano le linee di forza del campo magnetico terrestre, quello geografico invece è il punto dell'asse di rotazione della Terra, quindi è dove passa, diciamo, l'ideale asse di rotazione della Terra. Finalmente dobbiamo arrivare al 1911 perché Amundsen raggiunge per primo il polo sud geografico. Indovinate un po' da dove parte Amundsen? Parte dalla Baia delle Balene. La Baia delle Balene quest'anno è venuta alla ribalta perché avete sentito un po' del record, magari poi ne parleremo nel corso dell'incontro e magari sarà il comandante che in qualche modo racconterà meglio questo aspetto. Il 18 gennaio, un mese dopo, Scott, anche lui raggiunge il polo sud, delusissimo perché vede già che è stato conquistato da qualcun altro, ed è una spedizione tragica perché tutti i componenti della spedizione durante il rientro al campo base purtroppo muoiono. Veniamo ai giorni nostri: nell'81 l'Italia aderisce al Trattato Antartico e nel 1985 prende via il PNRA, Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. E parte la prima spedizione per individuare il sito dove verrà costruita la base italiana.
Adesso questo è un pistolotto un po' complesso, però io vorrei trattarlo in un modo molto veloce e è un tentativo di dire: ma di chi è l'Antartide? Chi è che governa l'Antartide? Come funziona la gestione di questo continente? Per rispondere a questa domanda si deve parlare del Trattato Antartico. Che cos'è il Trattato Antartico? È uno strumento giuridico per gestire politicamente tutto quello che avviene a sud del 60° parallelo. Come vedete nella foto, quel cerchio rosso rappresenta il 60° parallelo e tutto l'Antartide è racchiuso all'interno di quest'area. Nel 1959 viene firmato il Trattato Antartico, c'è l'adesione di diversi paesi, in quel caso noi come Italia non c'eravamo, e poi nel corso del tempo avvengono delle ulteriori, diciamo così, convenzioni. Nel 72 c'è la Convenzione di Londra, che ha l'obiettivo di proteggere le foche. Nel 1980 c'è la Convenzione di Canberra, dove in qualche modo vengono messe delle regole per la conservazione delle risorse marine viventi, quindi delle aree protette. Poi, finalmente, con la sensibilità rispetto ai problemi ambientali, viene fatto il protocollo di Madrid, proprio per far sì che l'impatto delle attività in Antartide si è ridotto al minimo. E quindi nel 2022 abbiamo il Trattato Antartico, comprensivo di tutte quelle altre convenzioni fatte nel corso del tempo, diventa il sistema antartico. Attualmente ci sono 53 paesi contraenti e 29 parti consultive. L'Italia fa parte delle 29 parti consultive. Le parti consultive cosa significa? Significa che hanno diritto di decidere su quello che sarà o quella che è la gestione dell'Antartide. Chi non è consultivo non può dire nulla, accetta semplicemente quelle che sono le regole del sistema antartico, chi invece parte consultiva può in qualche modo dire la sua e, in accordo con gli altri contraenti, gestire e cambiare le regole o in qualche modo indicarne di nuove. Sistema antartico, molto velocemente, perché vedo che mi sto un po' dilungando, prevede un uso del Pacifico dell'Antartide, quindi non ci sono armi in Antartide, ci deve essere la libertà di ricerca scientifica, ci deve essere la cooperazione, Riccardo lo sa benissimo, non ci sono scambi economici in denaro tra i vari progetti, ma c'è il baratto, nel senso che noi per esempio abbiamo trasportato con i nostri aerei dell'aeronautica del personale delle basi e delle merci degli americani, viceversa quando si aprono le basi gli americani danno un passaggio aereo ai nostri ricercatori. Non c'è nessuna nuova rivendicazione territoriale, non ci devono essere ovviamente esplosioni nucleari, ma questo è bene che non ci siano su nessuna parte della faccia della Terra e le parti contraenti ne possono effettuare delle ispezioni. Praticamente gli americani possono bussare alla base Mario Zucchelli, vedere cosa stiamo facendo e per reciprocità noi possiamo andare a McMurdo e vedere cosa combinano gli americani. E a questo punto il PNRA ha questa storia. Nel 1981 l'Italia aderisce al Trattato Antartico, nel 1985 c'è la prima spedizione del PNRA, come abbiamo detto prima, arriviamo ad oggi, 2022-2023, siamo arrivati alla 38ª spedizione. Grazie alla presenza della base italiana, creata nel 1985, nel 1987, come vi ho detto, l'Italia diventa parte consultiva del Trattato. La gestione dell'Antartide viene fatta dal MUR, che è quello che sostanzialmente finanzia le spedizioni, la CSNA, che è una commissione scientifica che definisce quali tipi di ricerche vengono fatte, propone un piano triennale di ricerche e valuta le proposte di progetto che vengono fatte dai ricercatori. I due enti, cioè il CNR e l'ENEA, hanno poi due organismi, CRP, che è il Comitato per la Ricerca Polare, e UTA, come vi dicevo prima, Unità Tecnica Antartide, che hanno la prima lo scopo di coordinare le attività di ricerca e predispone quali sono le attività di ricerca che vengono fatte nel piano annuale, mentre l'ENEA ha proprio il compito di attuare queste spedizioni, gestire le basi e di far sì che il piano, che è il CRP in qualche modo predisposto, venga attuato nel migliore dei modi. Come vi dicevo, la prima spedizione del 1985,
L'obiettivo era quello di scegliere il sito e, come vi dicevo, il sito nella baia di Terranova, quella insenatura che c'è nell'Antartide, il famoso mare di Ross, e sulla destra vedete come appariva la base all'inizio. Sostanzialmente era un accampamento di tende. Oggi, vedete in sovraimpressione, la base ha una struttura veramente articolata, le parti diciamo più chiare rappresentano magazzini e stoccaggio di materiali, il rosso e blu, che in qualche modo ricorda i colori della squadra capoluogo, è vero, in qualche misura contiene gli alloggi e i laboratori scientifici. Rapidamente abbiamo detto 1985 scelte del sito, 1986 inizio costruzione della base, prima campagna oceanografica nell'87, quindi la prima volta che arriva la nave, e via via fino ad arrivare ad oggi. Nel 2001 c'è l'inizio della costruzione di Concordia. Su questa timeline non poteva mancare la figura di Mario Zucchelli. Io ho avuto un grande piacere che Andrea in qualche modo abbia introdotto questo lavoro, perché l'impronta e il segno che ha lasciato Mario Zucchelli è indimenticabile per quanto riguarda le spedizioni. E lui sostanzialmente ha gestito la parte del PNRA dal 1987 al 2002. Vale la pena ricordare che la costruzione di Concordia è un'idea fortemente voluta dall'ingegnere Zucchelli, che in qualche modo ha dedicato gli ultimi anni della sua attività a questo importante progetto. Per questo, come vedete, questa è la targa che è affissa alla stazione italiana, alla base Mario Zucchelli. E noi come cittadini di Crevalcore mai ci siamo dimenticati del contributo che Mario Zucchelli ha dato, e qui vediamo nell'ordine un'iniziativa che vedeva sia me sia Andrea Zucchelli nel 10° anniversario della morte dell'ingegnere. Poi qualche anno fa il Comune ha organizzato una giornata di commemorazione a Zucchelli, che ha visto una grandissima partecipazione di tutti gli ex, diciamo così, antartici e di core quelli attivi. Ovviamente un'attività del genere non poteva avere un riconoscimento altissimo da parte della Presidenza della Repubblica, e in ultimo, a destra, quello che vedete è un francobollo che i francesi hanno dedicato a Mario Zucchelli, e in basso nel francobollo c'è proprio l'effigie, la raffigurazione della base Concordia. Quindi i francesi hanno riconosciuto e dato questo tributo a Mario. Io quando vengo in Antartide ogni tanto scoprendo che sono di Crevalcore mi ricordano la figura di Mario Zucchelli, e peraltro Mario Zucchelli all'interno del comitato di gestori delle spedizioni, insomma delle ricerche antartiche, veniva chiamato Super Mario, ed eccolo qua, era il personaggio di un gioco Nintendo. E quindi in qualche modo aveva questa capacità di essere iperenergetico, e come Super Mario in qualche modo era sempre attivo. L'ultima cosa, ho finito, c'è Riccardo che sta fremendo, ma sono arrivato alla conclusione. La domanda che ci si pone sempre è: perché andiamo in Antartide? Ovviamente le risposte sono semplici secondo me. La prima cosa è perché lo conosciamo poco, e quindi l'uomo ha sempre la necessità di scoprire, di capire, di conoscere. Quindi avete visto, l'abbiamo scoperto da 200 anni, quindi è recentissima la scoperta, e le conoscenze che dobbiamo ancora acquisire sono tante. Un'altra cosa fondamentale, perché si è capito che è uno dei motori del clima della Terra. Quindi in una delle presentazioni noi avevamo parlato che l'Antartide è il cuore bianco del pianeta azzurro. Poi anche perché è un luogo unico per studiare il nostro pianeta. Questo serve, come vi ha anche raccontato prima Andrea Gallerani, per conoscere la storia della Terra, comprendere quelli che sono i cambiamenti climatici, che oggi è il tema all'ordine del giorno, e poi di scoprire anche quali sono i meccanismi che hanno fatto sì che degli esseri viventi si adattassero a un clima così rigido, a un ambiente così ostile. Capendo quei meccanismi, molte volte non riusciamo anche a comprendere quali possono essere delle patologie nell'uomo. Poi non so se Riccardo parlerà dell'ash fish. Beh, velocemente, l'ash fish è un pesce che non ha emoglobina, quindi ha un sangue trasparente. Allora i ricercatori vogliono capire qual è il meccanismo che porta alla scomparsa dell'emoglobina. Capendo questo meccanismo, che è di tipo fisiologico, è naturale, forse c'è la speranza di capire quali sono le patologie delle leucemie che avvengono nel corpo umano. Studiando questo tipo di adattamento,
forse si capisce in qualche modo qual è il meccanismo che sta alla base. L'ultima cosa, che è ovvia, perché l'Italia vuole partecipare attivamente alla sua gestione. Sappiamo che è un posto così importante, così unico, di un'importanza, chiamiamolo, strategica, per cui l'Italia in qualche misura ha e vuole avere diritto di parola nel poter gestire una risorsa così importante per il nostro pianeta. Finisco, veramente l'ultima slide, le attività del PNRA si dividono in progetti, come dicevo prima, i ricercatori presentano delle tematiche di ricerca, presentano dei progetti che generalmente afferiscono scienze della terra, geologi come Andrea, scienze della vita, biologi, poi ci sono scienze dell'atmosfera e dello spazio, quindi fisici, ingegneri, eccetera, e per finire le tecnologie che riguardano anche l'ENEA per quanto riguarda l'adattamento alle infrastrutture, tenendo conto delle tecnologie più nuove. Riccardo racconterà meglio questo aspetto. In più abbiamo degli osservatori fissi, cioè delle stazioni fisse che in qualche modo misurano l'elettromagnetismo, il geomagnetismo terrestre, fanno degli esperimenti in alta atmosfera. C'è un osservatorio sismologico per capire un attimo un po' il discorso della tettonica e dei terremoti. Vogliamo anche capire gli aspetti climatologici. Questo qui è un osservatorio gestito direttamente da Enea. Poi qui è anche molto importante vedere il flusso della radiazione solare infrarossa. Per inciso, ieri sera abbiamo visto una bellissima aurora australe. Non è la prima volta che ci capita, è uno spettacolo molto, 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 molto affascinante. E infine, nel mare di Ross, dove siamo noi, ci sono anche l'osservatorio marino. E Riccardo vi racconterà come funziona l'osservatorio marino, che ha delle caratteristiche particolari. Io vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola a Riccardo e poi eventualmente, se ci saranno domande, alla fine delle presentazioni, poi saremo molto contenti di dare risposta. Grazie Stefano. Giusto prima di continuare con la mia presentazione, solo un controllo che tecnicamente tutto stia andando, insomma, nel senso che ci siete ancora, quindi chiedo un feedback da parte degli organizzatori. Sì, vi sentiamo tutto bene. Perfetto, allora vado con la mia presentazione, dedicata anche e incentrata anche alla parte della nave, perché siamo appunto qua e c'è modo di cogliere, diciamo, l'occasione e di sfruttare che siamo qua. Allora, come diceva Stefano, prima la presentazione dell'Antartide si presenta come una distesa di ghiaccio. Le caratteristiche principali l'ha dette Stefano prima, quindi è un continente ricoperto di ghiaccio elevato, l'altitudine media è 2500 metri, e quello che è di sotto c'è la crosta terrestre. E le sue condizioni sono date dalla Terra come gira intorno al Sole. Dovete sapere che qua fondamentalmente abbiamo soltanto due stagioni, estate e inverno, e abbiamo soltanto un giorno e una notte, perché fondamentalmente sono sei mesi di luce e sei mesi di buio. E adesso le campagne antartiche non le facciamo quando è estate. Qui dobbiamo pensare che stando al polo sud, rispetto a dove siamo noi, tutto quanto è ribaltato, quindi è estate quando il nostro emisfero è inverno. Quello che vedete nella slide a sinistra è il periodo centrale dell'estate, dove è contornato, dove il ghiaccio contorna l'Antartide. Vedete che la superficie è bassa, mentre invece durante l'inverno l'estensione del ghiaccio arriva quasi al sessantesimo parallelo, e quindi vedete che è ricoperto totalmente di ghiaccio. Questo qui è un'immagine satellitare, e potete vedere, insomma, che lo spessore è di circa di 3 o 4 metri. Perché si va in Antartide? Come diceva Stefano prima, si va per capire e conoscere meglio quello che può accadere nei cambiamenti climatici, cioè per prevedere i cambiamenti climatici, cioè l'evoluzione. Questo che vedete qua è una curva che è stata fatta grazie a dei campionamenti di carote di ghiaccio, poi magari se abbiamo tempo lo andiamo a vedere nel dettaglio, che ha consentito di risalire alla concentrazione di CO2 dai giorni adesso fino a circa 800.000 anni fa, quello che vedete nel grafico. E come potete vedere, da 800.000 anni fa fino ad oggi sono state delle oscillazioni che sono considerate normali e data dall'organizzazione astronomica della Terra intorno al Sole,
però quello che sta preoccupando la comunità scientifica tutta è quel picco che vedete sull'estrema destra del grafico, dove si arriva a un innalzamento rapido e repentino della concentrazione dell'anidride carbonica in atmosfera. Quindi quello che si sta vedendo è che cosa comporta questo innalzamento e a che cosa soprattutto è dovuto. Il grande sospetto ovviamente è che quello lì sia il contributo dell'uomo dai tempi della rivoluzione industriale, perché proprio il cambiamento è repentino. Ora, lo studio del clima non può non tenere in considerazione anche lo studio degli oceani. Questo che vedete nel filmato è un'animazione che illustra la corrente termoalina, quella che anche noi da giovani conoscevamo come la corrente del Golfo, ma l'evoluzione della ricerca porta a capire, a comprendere meglio, come diceva Stefano, grazie agli studi che si fanno qui, e alcuni meccanismi, quindi c'è un'evoluzione anche nei termini, quindi si parla di corrente termalina, e quello che vedete è proprio come gira intorno all'Antartide. E l'Antartide ha due motori di questa corrente termalina, che fondamentalmente è innescata dal raffreddamento dell'acqua e dalla salinità delle acque, e che innesca tutto il moto che poi regolamenta il clima dell'emisfero nord. E quindi è importante studiare anche come va all'interno dell'Antartide. Ora vado un po' più sulla parte logistica, se volete, di come si raggiunge l'Antartide fino ad arrivare alla nave. E io nella mia classe c'era una cartina, che è quella che potete vedere illustrata sulla sinistra, e fondamentalmente l'Antartide era quella striscia bianca che era in fondo alla cartina che viene rappresentata sempre Europa centrica più o meno. Ecco, se noi andiamo a vedere proprio quella cartina, dovete sapere che i punti per raggiungere l'Antartide non sono molti. Allora, il più vicino è quello dell'America Latina, che dista circa 980 km dalla penisola antartica. Il più lontano è quello lì dal Sudafrica, che dista circa 3.900 km. Giusto per darvi un'idea, l'Italia è circa 1.200 km. Tutta da nord a sud, mentre invece quello intermedio è quello dalla Nuova Zelanda, che è 2.500 km, che è esattamente quello che utilizza l'Italia come porto per partire e per attuare le campagne in Antartide. Ora l'Italia, come diceva Stefano, ha due basi scientifiche qui in Antartide. Questa che vi mostro nella slide è proprio la distribuzione di tutte le basi con le varie bandiere dei paesi, e possiamo vedere l'Italia alla stazione Mario Zucchelli, una sulla costa, e la seconda è quella nell'entroterra, che si chiama stazione Concordia. Bene, dovete sapere che Concordia è un unicum all'interno dell'Antartide, perché è l'unica stazione e la cui gestione è condivisa tra due paesi, l'Italia e la Francia, con il programma nazionale IPEP, che è quello francese. Ovviamente le due stazioni hanno una peculiarità a ciascuna, nel senso che la stazione Mario Zucchelli è dedicata alla ricerca, principalmente alla ricerca marina, proprio perché ha il mare di fronte, è stata scelta quella postazione e punto strategico, e mentre invece la stazione Concordia è dedicata più all'astronomia e all'atmosfera. Però non è che una base non studia l'altra, okay? Era semplicemente per dare una connotazione particolare. In modo particolare Concordia, poi con le carote di ghiaccio, è nata fondamentalmente con il progetto EPICA, ha portato a quello che vi dicevo prima, quindi alla scoperta del clima che c'era fino a 800.000 anni fa. Dovete sapere che dall'anno scorso, ma in particolar modo quest'anno, in un sito molto vicino alla stazione Concordia, che si chiama giusto appunto Little Concordia, a 40 km dalla base, e si sta facendo un campionamento, un carotaggio che consentirà di risalire al clima, alla concentrazione di CO2, alla temperatura, fino a 1,5 milioni di anni fa. Questo proprio per estendere la conoscenza che abbiamo di come erano le condizioni nel passato. E noi qui a bordo quest'anno stiamo trasportando i primi 240 metri degli 800 metri che sono stati fatti di carote di ghiaccio proprio nella stazione di Tatozzi. Tornando a come si arriva in Antartide, l'Italia ha due gateway per raggiungere il Mare di Rosso, uno nella Tasmania e uno nella Nuova Zelanda. Gateway vuol dire porta di accesso.
Allora, in Tasmania si raggiunge con 3 giorni di volo, diciamo, passando per tutti i vari scali. E noi conosciamo la Tasmania per il diavoletto della Tasmania, che vi raffiguro lì a sinistra, oppure con 40 giorni di navigazione, e che è quello che fa poi fondamentalmente la nave che parte dall'Italia e va verso l'emisfero sud. Se si dovesse mai fermare in Tasmania impiega 40 giorni, mentre invece se va in Nuova Zelanda la navigazione è un po' più lunga, si parla di circa 45 giorni. E il gateway italiano è quello di Christchurch, della città che sta al centro dell'isola del sud della Nuova Zelanda. Per quanto riguarda i voli, ovviamente rimangono sempre circa 3 giorni di volo. Una volta che si arriva in Nuova Zelanda, da lì l'Italia si adotta di un aereo che è il C-130, un aereo militare, è operato dall'aeronautica militare italiana e ci vogliono circa 8 ore e mezza di volo per raggiungere la stazione Marzucchelli. Questo viene fatto all'inizio della stagione, nel senso che davanti alla stazione Marzucchelli c'è il pack marino, quindi il ghiaccio, e quindi di spessore tale, circa 2 metri, 2 metri e mezzo, tale per cui può reggere il peso di un aereo e atterrare lì. Questo può avvenire da circa metà di ottobre fino alla fine di novembre. Quindi per entrare a Marzucchelli utilizziamo questi voli. Dalla metà di novembre, dalla fine di novembre fino al resto della campagna, che dura fino a metà di febbraio, vengono utilizzati altri vettori o altre basi. Altri vettori è la nave, ok? Quindi la nave Laura Bassi tipicamente arriva alla stazione Marzucchelli per portare il materiale, il combustibile, ma lo vediamo dopo, e personale e scientifico, a partire dai primi di dicembre. Qualora volessimo utilizzare un altro vettore, poiché il pack marino non consente di reggere il peso e la grandezza di questo vettore che adesso vi dico, è il CC-17, è un aereo molto molto più grande, con una capacità di carico sia di persone che di materiale molto più grande, si va verso la stazione americana che dista a circa 300 km da quella italiana. La stazione si chiama McMurdo, e la durata del volo è circa di 4 ore e mezza, quindi è molto molto più comodo, però poi bisogna considerare il trasferimento locale dalla stazione di McMurdo a quella italiana con un vettore locale che può essere il bus oppure addirittura gli elicotteri se non c'è tanto materiale da portare. Se no bisogna utilizzare, come dicevo prima, la nave, e che parte dal porto vicino di Christchurch, cioè si chiama porto di Lyttelton, e ci vuole circa 8 giorni di navigazione. Gli 8 giorni sono una media, Riccardo, perché in realtà... Scusami, Riccardo, è entrata una persona che ha accidentalmente attivato la proiezione dello schermo, puoi ricondividere il tuo perché è saltato il tuo schermo. Ok. Grazie. Ok, interrompi, prego. Presenta ora. Ok, spero che lo vediate. Mi date un feedback. Ancora no? Okay, eccolo qua. Adesso lo vedo, grazie. Allora, dicevo, quindi è una media agli 8 giorni, perché in realtà se le condizioni di ghiaccio non sono favorevoli, nel senso che c'è poco ghiaccio nella cortina che vi raccontavo prima dell'Antartide, e si riesce a navigare in circa 6-7 giorni, quando invece c'è il ghiaccio all'inizio della stagione, bisogna trovare farsi largo, come poi dopo vi racconterà anche il comandante, e quindi la navigazione ci vuole circa 10 giorni. Ora, non è una navigazione facile, bisogna passare quelli che sono stati scritti in letteratura, come i 50 urlanti e 60 stridenti, proprio perché, come diceva Stefano, l'Antartide è un continente circondato dai mari, dagli oceani, e questa condizione fa sì che ci sono un treno di perturbazioni che passano e circondano tutto l'Antartide. Quello che vedete qua adesso nella slide è proprio la corrente marina che circonda l'Antartide, e quello che vedete qua invece in questa slide è proprio un circa 2 mesi di osservazioni con i satelliti nel visibile. Quello che vedete raffigurato sono proprio una serie di perturbazioni che vanno da est a ovest dell'Antartide e girano sempre nell'Antartide. Quindi quello che dobbiamo fare, che fa il comandante tipicamente nel trasferimento dalla Nuova Zelanda all'Antartide, è proprio infilarsi tra una perturbazione e l'altra e cogliere il momento. Quindi è importantissimo al giorno d'oggi le previsioni meteo
e le osservazioni, diciamo, dal satellite. Però dovete concedermi, nel momento in cui arriviamo ai bordi dell'Antartide, nella cortina di ghiaccio, quello che vediamo è uno spettacolo unico che ho il piacere di condividere con voi in questo filmato che abbiamo fatto con un volo di drone, io e Stefano, e quello che vedete è la nave Laura Bassi che si fa largo tra i ghiacci e anche qualche foca, se avete il dettaglio di vederlo. In questo caso sono condizioni veramente particolari, devo dire che abbiamo la fortuna di vedere, di vivere in prima persona. Altra condizione che però è più pericolosa, ma questa è grazie alla maestria del comandante, è la navigazione tra ghiacci. Quello che vedete qua adesso è un frame del filmato che voglio mostrarvi, dove si vede la maestosità di un iceberg, e sebbene la nave, e poi vedrete, non è proprio piccola, vedete quell'iceberg lì, e il comandante deve farsi largo e tenersi un po' a distanza di sicurezza, perché gli iceberg sono strutture instabili che potrebbero ribaltarsi o staccarsi addirittura dei grandi massi e creare una onda o un piccolo tsunami. Quanto è pericoloso l'iceberg? Lo si vede anche dal fatto che intorno è circondato da una scia di ghiacci e ghiaccetti, un po' come se fosse una cometa, no? Che mentre va lascia la coda. Ok, togliendo l'audio. ed è uno spettacolo che ho il piacere di condividere. Finalmente abbiamo visto cosa c'è sopra un iceberg e cosa c'è al di dietro. Giusto per darvi dei nomi, chi magari vuole approfondire la zona che avevamo ripreso, è una zona nel nord dell'Antartide, vicino all'isola di Kurman Island. Eccolo lì, vedete adesso in questo frame come piccola la nave rispetto all'iceberg. Continuando per quanto riguarda la nave, perché poi dopo ci muoveremo da questa presentazione, andremo di persona a vedere insieme come è strutturata la nave. Ora, le funzioni che fa la nave sono due principalmente: una funzione tecnica di supporto alla scienza. Quindi, poiché il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide attua delle ricerche oceanografiche nel mare di Ross, come vi raccontava Stefano, c'è bisogno di una nave, quindi questa nave, Laura Bassi, mette a disposizione laboratori e delle zone, si chiamano nella coperta e nella coppa, che servono a fare i campionamenti. Poi ne vedrete con Andrea Gallerani, ne vedrete uno, non di campionamenti, ma di zona, che vi illustrerà per quanto riguarda il campionamento di sedimenti. La seconda funzione, non meno importante, è la funzione logistica, perché consente, come vi dicevo prima, il trasporto personale e materiale alle stazioni Mario Zucchelli e alla stazione Concordia. Ovviamente Concordia non direttamente, ma passa per Mario Zucchelli. Trasportiamo anche dei viveri per fare le campagne presso queste due stazioni e del combustibile che serve per alimentare la stazione Mario Zucchelli, dove lì effettivamente non c'è produzione, la corrente elettrica non viene da fuori, ovviamente data la zona remota, ma viene autoprodotta proprio con il combustibile. Dati tecnici della nave, vado rapido perché poi ve le dirà il comandante: è lunga 80 metri, larga 17, e quello che consente è il trasporto, quello che vedete in verde, è il trasporto di circa una trentina di container. Le persone di equipaggio in totale sono 72, divise tra 50 tecniche scientifici e 22 effettivamente di equipaggio. Questa è l'organizzazione della nave, voglio illustrarvela perché poi ci muoveremo attraverso questi ponti che vedete evidenziati in colori. In una nave si parla di ponti, più in alto di tutti, in rosso o in rosa, diciamo, c'è la plancia di comando, dove opera il comandante e gli ufficiali. Più in basso, in giallo, c'è gli alloggiamenti e gli uffici del comandante. Nel piano verde, sulla prua, quello che vedete a destra della figura, siamo noi, nel senso ci sono le cabine del personale e l'ufficio dal quale vi parliamo. Nel piano blu, sto andando verso il basso, ci sono le cabine dei tecnici e dei locali accessori, come ad esempio la lavanderia, e da lì però potete vedere, ci si accede verso la coperta della nave, che è il piano libero all'aria, e giù in viola è la parte della mensa e degli ambienti comuni. Vado rapidamente quindi a illustrarvi un po' una piantina, perché così dopo ci possiamo e vi potete orientare nei locali che vi illustreremo. Quindi questo è il ponte di comando. Questo qui
è il piano giallo. Noi attualmente vi stiamo parlando in quello che viene chiamato salone giallo, e vedrete quando interrompiamo la condivisione perché si chiama salone giallo, perché effettivamente i divani sono gialli. E questo qua è il locale tecnico, quello lì dove ci sono le cabine dei tecnici, e c'è anche l'infermeria e un piccolo medicheria, perché a bordo il PNRA porta sempre un medico di pronto intervento per darci supporto. E questo è il locale tecnico dove ci sono due saloni dove passare il tempo libero, una mensa, qui viene scritto in inglese mess room, una cucina, viene chiamata galle, e poi due corridoi che sono quelli che vedete evidenziati in rosso, uno a dritta che sarebbe la destra e una a sinistra, che consentono l'accesso ai locali tecnici, ai due laboratori e alla coppa. Adesso non so se avremo tempo di visitare i laboratori, sicuramente arriveremo nella zona di poppiera, così avrete anche una visione di cosa si vede intorno a noi, e effettivamente dimostreremo che siamo in tardi, insomma, perché sennò al momento vedete soltanto locali chiusi. Giusto per dirvi come funzionano le campagne, tipicamente nella stazione di Littleton si allestisce la nave per il trasferimento del materiale. Alle volte capita di fare quello che viene chiamato dry dock, cioè la nave viene messa a secco, e quello che voglio mostrarvi qua è quello che si fa nel porto di Littleton. A sinistra è dei primi 1960 una foto, quello che vedete a destra è quello che è stato fatto 2 anni fa, esattamente non è cambiato nulla. E la nave ha stazionato, la nave Laura Basti, proprio in questo cantiere. E anche il sistema di fissaggio, di ormeggio della nave in questo cantiere è esattamente lo stesso di quello che si faceva addirittura nei primi 900, che la foto che vedete a sinistra è dei primi del 900. Pali di legno che supportano la nave, che è appoggiata su delle strutture fatte di mattoni. Ecco, questo è quello che si fa la pulizia di carena, perché va preservato sia il territorio neozelandese, che non deve essere contaminato da specie aliene, quindi provenienti da altre parti, ma anche in Antartide, ok? Non possiamo andare in Antartide e portare visto che lo stiamo studiando, visto che va preservato, non possiamo portare delle specie che non sono proprio dell'Antartide, quindi si fa la pulizia della carena. Quello che viene fatto è il carico del materiale a bordo della nave. E si possono pensare di portare del container standard, ma qui ho voluto farvi vedere che la nave è versatile e le necessità delle due stazioni, Mare Zucchelli e Concordia, sono particolari. Quindi possiamo trasportare dei carrelli che servono ai gatti delle nevi per trasportare materiale, degli elicotteri, il carburante, che è quello che vedete in basso a sinistra, in delle isotank, si chiamano dei container speciali, e che resistono a eventuali urti, ma anche del materiale sfuso, che è quello che vedete lì sulla panchina, sono dei bags, dei sacconi che portano materiale inerte. L'importanza di questo, ricollegandomi a quello che diceva Stefano, è che questo trasporto in generale viene fatto condividendo la risorsa, quindi in questo caso la nave, tra i vari programmi di ricerca che sono vicini a quello italiano, anche per la logistica. Quindi dovete sapere che la geopolitica è totalmente diversa rispetto a quella che noi conosciamo. La base italiana confina con la base americana, con la base coreana, con la base tedesca e con quella adesso in costruzione, quella cinese. Quindi c'è una cooperazione tra tutti i programmi antartici, come diceva Stefano, anche dal punto di vista scientifico, che a bordo abbiamo due ricercatori colombiani che stanno facendo il loro progetto qui a bordo, ma soprattutto con quelli che sono vicini. Quindi io li ho elencati. E le vedete a sinistra, il PNRA è quello italiano, COPI è quello lì coreano, IPEV è quello lì francese, e poi c'è il BGR, che è quello tedesco, che sono elencato. Una volta che la nave è pronta per partire, si fa attività scientifica. Questo è un esempio. Quello che vedete a sinistra è un campionamento di acqua, e con contemporanea misurazione dei parametri fisici, cioè temperatura, condicibilità, ossigeno e fluorescenza, nel senso che viene misurato il contenuto di clorofilla al suo interno, con uno strumento che viene chiamato CTD. Qua vi voglio mostrare come è fatto nella visione dall'alto e nella visione in sezione. Quello che vedete in grigio sono delle bottiglie, vengono chiamate bottiglie Nissin, sono particolari perché hanno la capacità, con un comando remoto che si dà dalla sala di controllo lì a poppa della nave, si chiudono in un determinato istante sul comando, e quindi si riesce a campionare l'acqua a diverse quote che stabiliscono i ricercatori in base alla tipologia di ricerca che devono condurre.
questo è l'attrezzo della messa a mare della Rosetta. Come vedete è un'operazione che coinvolge marinai e tecnici, viene portata fuori bordo e calata in acqua. La profondità a quale può arrivare è sicuramente il fondale marino, che qua nel mare di Ross è circa, diciamo, sui 600 metri se dovessi fare una media, ma può essere fatto dei campionamenti anche molto a largo, anche mentre stiamo tornando in Mare Zucchelli, dove la profondità in Nuova Zelanda, dove la profondità raggiunge anche i 5.000 metri di profondità. Questo è un altro tipo di operazione scientifica, viene fatto, sono dei mooring, si chiamano, sono delle catene correntometriche, non entro proprio nel dettaglio, però dovete immaginare che è una strumentazione distribuita per la profondità del mare, viene tenuta in trazione da una zavorra che è molto pesante e in trazione da delle boe che stanno al di sotto della superficie e agganciati a metà a diverse altezze in base alla ricerca che bisogna fare, e cioè agganciate a diverse strumentazioni che misura ad esempio il flusso di corrente, la quantità di sedimenti che viaggiano nella colonna d'acqua, e tipicamente questo viene fatto da, come diceva Stefano, da un osservatorio marino, in questo caso l'osservatorio Morsic, e è il progetto che stiamo attuando a bordo. Queste sono delle foto, è giusto rendere partecipe anche chi effettivamente adesso non sta partecipando a questo incontro, ma sono dei marinai che c'erano l'anno scorso, qui potete riconoscere alcune figure, io, Stefano e il comandante che conoscerete dopo, però come vedete siamo tutti insieme per uno scopo comune, ok? Qui non ci sono suddivisioni, diciamo, di ruoli in maniera particolare. Queste sono le operazioni che vengono fatte di scarico a Mario Zucchelli, e poi vado verso la conclusione di questa presentazione e andiamo a conoscere un po' la nave. E le operazioni vengono fatte proprio di fronte alla stazione, la nave, e grazie al comandante riesce ad avvicinarsi molto molto vicine, e vengono calati i contenitori, container, su un pontone che ha due fuori bordo, e vengono trasportate presso la stazione, dove vengono con delle gru portate. Qua voglio mostrarvi un filmato di quello che effettivamente poi alla fine della spedizione tipicamente si fa, e c'è il saluto alla base Mario Zucchelli, e dove il comandante rende onore alla stazione facendo un giro, un 360 davanti alla base. Questa è una tradizione che si perpetua, diciamo, dagli anni. Contemporaneamente qui l'audio non vedete, ma ci sono dei fischi di sirena, e dopodiché la nave con l'equipaggio a bordo e con la chiusura della base prosegue verso il largo. Una piccola nota che voglio farvi vedere nel filmato: alla fine, in lontananza, si nota una piccola nave, che è una nave di un programma antartico vicino a noi, che è il programma neozelandese, che continua la sua attività all'interno del mare di Ross con una sorta di staffetta. In questa presentazione, diciamo, io vi ringrazio intanto per l'attenzione che avete voluto riservarci, e adesso credo che possiamo interrompere la condivisione e muoverci per i locali della nave. Quindi allora chiedo a Stefano, no, di prendere le redini, chiedo a tutti voi se avete un pochettino di dimestichezza di ingrandire la telecamera di Stefano Ferriani, e quindi se potete sceglietela voi, e magari se c'è un minimo di regia anche che aiuta. Eccolo qua, se vedete Stefano vi fa vedere il salone e dove noi siamo, quindi se lascio la parola a Stefano che vi farà vedere anche l'ambiente fuori, mentre io mi muovo verso la plancia di comando e per il saluto del comandante. Quindi chiudo il microfono, chiedo a Stefano di prendere la parola. Dovreste sentirmi, aspettiamo che Riccardo esca in modo tale che non ci sia un rientro. Il programma adesso è questo, vi facciamo vedere velocemente il sistema di navigazione, e intanto Andrea si prepara un attimo perché poi usciremo assieme. Dico ad Andrea di aspettare un attimo. Facciamo vedere un attimo il sistema di navigazione.
Io voglio anche inquadrare il collega che si occupa dell'informatica a bordo, è il Giuseppe Caivano, che in qualche modo ci darà una mano, e grazie a lui che abbiamo fatto questo collegamento. Se vedete le immagini traballare è perché la nave si sta muovendo discretamente. Io adesso lascio il telefonino a Giuseppe, che mi inquadra, entro in campo e vi faccio vedere quello che è il sistema di navigazione. Praticamente è un sistema informativo che serve ad avere tutte le informazioni necessarie alla navigazione stessa. Quello che vedete qui è l'Antartide. Quelle parti colorate che vediamo sono i residui di ghiaccio marino, che in questo momento è nella sua minima estensione, perché siamo alla fine dell'estate, già da ora comincerà a ingrandirsi e, come diceva Riccardo prima, sarà una corona che circonderà tutto l'Antartide. Noi siamo partiti da qui, dalla Nuova Zelanda, siamo arrivati giù nel mare di Ross, qui grosso modo c'è la base italiana, e come vedete adesso questa linea rossa è la traccia della nave e stiamo tornando, diciamo, alla base, quindi in Nuova Zelanda. L'altra cosa che vi faccio vedere, io avevo visto in chat che qualcuno chiedeva le temperature, scusate un attimo, ci stanno chiamando un secondo su. Pronto? Sì. Guarda, siamo in videoconferenza, ti faccio vedere appena posso. Ok. Scusate un attimo, era una comunicazione importante del medico. Qualcuno prima aveva chiesto la temperatura. In questo quadro noi abbiamo riassunto tutte le caratteristiche della navigazione. Quello che vedete qui, la velocità della nave, sono di 13 nodi e mezzo. Per sapere l'equivalente in chilometri bisogna moltiplicare per 2. E quindi adesso stiamo andando a 26 km orari. Quello che vediamo qui invece è la profondità del mare. Siamo usciti dalla piattaforma, vi diceva Riccardo che mediamente la profondità è di 600 metri, adesso abbiamo lasciato la piattaforma del continente antartico e siamo a una profondità di ben 5200 metri, quindi sotto di noi abbiamo 5200 metri di colonna d'acqua. La temperatura in questo momento è di 7 gradi, quindi la temperatura sta risalendo perché stiamo andando verso la Nuova Zelanda. Tuttavia questo parametro, wind chill, è la temperatura percepita. Adesso quando io e Andrea usciremo è come se percepissimo meno 7 gradi. Perché? Perché la temperatura percepita è la combinazione sia della temperatura atmosferica ma anche del vento. In questo momento sta aspirando un vento di 25 nodi, quindi di 50 km orari. Tenete presente che la nave si sta muovendo e il vento è contrario alla nave, addirittura abbiamo 38 nodi di vento, quindi quasi 80 km orari di vento, e questo fa sì che la temperatura percepita sia così bassa. Quello che vediamo qui è un grafico, in ascisse noi abbiamo i giorni, partono dal 6 gennaio quando eravamo in Nuova Zelanda e arrivano fino ad oggi, 28 febbraio. La curva blu rappresenta la temperatura, vedete? Quando siamo partiti in Nuova Zelanda avevamo 20 gradi, in Nuova Zelanda è in questo momento la fine dell'estate, man mano ci spostavamo verso il polo sud, la temperatura decresceva, è rimasta stazionaria sotto lo zero, questa linea rappresenta lo zero, è rimasta stazionaria sotto lo zero e pian piano sta risalendo. Quindi come vedete di nuovo avremo in ascesa una curva di questo genere. L'altra cosa interessante che vi voglio fare vedere è quest'altro grafico. Su questo asse abbiamo sempre i giorni, quindi dalla partenza all'arrivo. Questo grafico mostra sostanzialmente l'intensità delle onde, cioè quanto si muove la nave sostanzialmente. E se vedete il grafico ha una parte centrale relativamente piatta e poi ha qui delle forti escursioni e altrettante le abbiamo qui. Queste qui sono le onde che noi attraversiamo, che noi incontriamo quando attraversiamo l'Oceano del Sud. Quindi quando si fa la traversata, quella di cui parlavo Riccardo prima, di 8 giorni circa, come vedete le escursioni sono molto forti. C'è una relativa tranquillità durante le operazioni e di nuovo ci sono molte onde forti. L'altro giorno, come vedete vedere, abbiamo avuto un'ampiezza veramente alta. Siamo arrivati in sala gialla e praticamente era tutto a terra. Per questo bisogna generalmente cercare di rizzare, ovvero di assicurare le cose finché non volino all'interno della nave. Stavo
se non avevo ricordato un'altra cosa, poi dopo io credo che questa parte l'abbiamo finita. Questo qui, giusto per farvi vedere, rappresenta invece l'alternanza della radiazione solare. Come sapete, l'energia del sole arriva sulla faccia della Terra e questo grafico fa vedere quanta energia arriva. Le punte in alto sono il giorno. Quando il grafico scende vuol dire che è notte, non c'è più energia solare. Se vedete all'inizio, il grafico tocca lo zero, perché qua c'è ancora notte. In queste parti centrali, vedete, invece, il grafico non tocca mai lo zero. Perché? Perché siamo nella zona antartica, il sole non tramonta mai e quindi l'energia diminuisce, ma ce n'è ancora. Io direi che questa parte l'abbiamo finita. Usciamo un attimo con Andrea, vediamo un po' di vedere, se Giuseppe ci segue. Non so se riuscite a sentirci perché c'è un po' di rumore qua fuori. Questo è quello che vediamo adesso, è l'oceano che stiamo attraversando. In questa parte invece quello che vedete sono i container che riportano a casa i campioni e su in fondo quello strumento che si chiama carrettiere verrà raccontato un attimo da Andrea. Andrea, se vuoi raccontare che c'è con l'oggetto strano. Allora, esatto, molto velocemente possiamo vedere sulla sinistra un carrettiere. È un carrettiere che si chiama carrettiere a gravità, può essere allestito in diverse configurazioni sulla base degli obiettivi del campionamento. È composta di una testata a tonnellata circa di peso, una serie di tubi che vengono inseriti e può campionare da diciamo 2-3 metri fino a 15 metri di sedimento. Serve per prelevare dei cilindri di sedimento che diciamo lavorare sia in configurazione gravità per carotaggi più corti, a pistone per carotaggi più lunghi. Perché è importante per sedimenti? Perché all'interno di una garota di sedimenti provenienti dal fondale marino troviamo registrati come nelle pagine di un libro, uno sopra l'altro, tutti gli eventi che la storia geologica di questa zona ha portato all'evoluzione di questo bacino sedimentare, diciamo. All'interno di queste carote inoltre vengono studiati parametri quali la granulometria, gli elementi chimici, le strutture, vengono fatte radiografie, tutto quanto per una ricostruzione, diciamo, paleoclimatica, paleoambientale dell'area che si sta studiando, per conoscere gli eventi che hanno portato alla formazione di questa area, questa zona. Come infatti si vede di fianco al carrettiere abbiamo un multicorer che è uno strumento sempre di campionamento di sedimenti marini, ma forse non lo vedete, ma ve lo dico velocemente. Serve non tanto per avere campioni molto lunghi di sedimento, quanto campioni all'interfaccia, cioè quella parte di sedimento che si trova all'interfaccia con il fondale marino, i primi 30-40 centimetri, e con grazie a questo strumento riusciamo a fare 12 carote contemporaneamente in una sola calata e preserva in maniera ottimale sia il sedimento che l'acqua di fondo. L'acqua di fondo è importante perché spesso le analisi che vengono fatte dal punto di vista biologico, chimico, eccetera, hanno bisogno di avere anche l'acqua di fondo per questo tipo di studi. Sarebbero altri strumenti, ma in questo momento non li vediamo, ma fondamentalmente sono quelli principali e quelli che abbiamo usato in questa campagna. Grazie. Ok, Riccardo. Penso che Stefano. Vedo in sì, dimmi. Sì, esattamente questo volevo dirti. Sono in compagnia del comandante, siamo pronti. Ok, quindi ok. Prenderemo lasciamo la linea. Ok, grazie quindi mille. Allora lasciamo la linea a Riccardo. Anche in questo caso, quindi una piccola nota, se riuscite a zoomare sulla telecamera mia, Riccardo Scipinotti. E vedete che qui a fianco a me c'è il comandante della nave rompighiaccio Laura Bassi, dove siamo a bordo, il comandante Franco Sedmak. E faccio giusto una panoramica, Franco, poi dopo li presenterai tu, l'equipaggio che dà supporto e assiste il comandante nelle proprie azioni. Allora io lascio a te la parola, Franco, e agli ufficiali, e
Innanzitutto, signore e signori, a voi tutti un caloroso benvenuto a bordo dell'Aura Bassi. Qui è giorno, da voi è sera. E volevo innanzitutto introdurvi un attimino la nave, spiegarvi un poco di qualcosa, dirvi qualcosa di questa nostra nave. L'Aura Bassi è una rompighiaccio, è la prima e unica rompighiaccio patente bandiera italiana. La nave è stata costruita nel 1995 su ordine di un armatore norvegese e questa l'ho usata per 5 anni su rotte polari e la, il suo primo nome era Polar Queen, ovvero Regina Polare, e poi la nave è stata noleggiata alla BAS, British Antarctic Survey, è stata rinominata in Sir Ernest Shackleton in, in memoria del famoso ricercatore, esploratore inglese. Quindi poi alla fine, fortemente voluta da tutta la comunità scientifica nazionale, è stata acquistata nel 2019 dall'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste ed è stata rinominata questa volta in Laura Bassi. Non vado a spiegarvi che è Laura Bassi, perché certamente lo sapete, perché tra l'altro era vostra paesana. Quindi la nave è lunga 80 metri e larga 17 metri, ha un pescaggio massimo di 7 metri e mezzo, quasi 7,35. La sua velocità massima è di 14 nodi e mezzo, ma con una velocità di crociera se gira tra i 13, sui 13 e mezzo, 13,7 riusciamo a fare. Anche tra rosciate lunghe abbiamo fatto la velocità di 13,7, insomma è una buona velocità. La nave è monoelica, è un rompighiaccio monoelica, con però che elica che è servita a due motori Bergen Rolls-Royce di potenza complessiva di 7200 cavalli. Oltre, poi magari vi facciamo vedere anche la propulsore. Quindi, oltre all'elica, al propulsore principale, abbiamo anche delle eliche di manovra, ne abbiamo 4, e queste invece sono alimentate da 4 generatori, di cui 2 da 2100 kW, e questi sono SAP generator, generatori asse, e poi ne abbiamo altri 2 generatori, diesel generatori da 600 cavalli. Complessivamente abbiamo più di 5.000 kW di potenza. Insomma, se pensiamo che una casa viene alimentata a disposizione 3 kW, così voto per pieno, possiamo alimentare più o meno 1.700, qualcosa come 1.700 appartamenti, giusto per darvi un ordine di idea di cosa stiamo parlando. Ci vuole far vedere, sì, faccio vedere la plaza. Ecco, volevo magari spiegare un attimino quali sono le caratteristiche che distinguono una rompighiaccio. Una rompighiaccio è principalmente una nave robusta, una nave che deve essere robusta, che deve essere potente e che deve avere una certa forma. È una forma particolare, la quale le permette di salire sul ghiaccio fino a un certo punto. È preciso che le rompighiaccio rompono e avanzano. Rompono il ghiaccio e poi avanzano, lo rompono per flessione, non per urto ma per flessione, quindi la nave sale fino a un certo punto, rompe il ghiaccio e si fa strada. Ho detto fino a un certo punto perché viene bloccato da una pinna, cioè sotto la prora a una certa distanza c'è una pinna la quale impedisce che la nave salga completamente sul ghiaccio, perché se così fosse potrebbe salire su anche la nave intera e poi perdere la stabilità e ribaltarsi. Quindi abbiamo detto robustezza, forma e potenza, queste sono le principali caratteristiche. La nostra Laura Bassi, oltre ad essere una nave da rompighiaccio, però fa anche altre funzioni, è una nave da carico perché è anche capace di portare carico, è una nave che può portare anche combustibile, infatti noi portiamo anche combustibile per la nostra base italiana in ROS. Una nave che può accomodare fino a 50 tecnici e passeggeri, e poi una nave che c'ha pure un elidex, ma è un po' completa, è una nave che soddisfa quelle che sono le esigenze
della comunità scientifica nazionale ed è stata scelta proprio, proprio per questo. Fa, cioè, un po' soddisfa un po' tutte le nostre esigenze. Del viaggio gli hai raccontato qualcosa del nostro viaggio? Ci abbiamo raccontato, per questo sono andati un po' lunghi, Franco. Raccontato che l'equipaggio, noi siamo come equipaggio, se vi può interessare, siamo in 23 durante le operazioni, mentre durante i trasferimenti siamo un minimo di 18, da 17 a 20 persone. Vuoi dire come, qual è la rotta che farai nel momento in cui torniamo in Italia? Certo. Li dico velocemente, insomma, che il nostro viaggio comunque è iniziato già a novembre, quindi siamo partiti a novembre, metà novembre siamo partiti da Trieste, per Padova Trieste, Ravenna, poi questa volta abbiamo fatto un salvataggio, quindi in seguito a questo salvataggio abbiamo toccato il porto di Kalamata, siamo andati in Pireo a fare il rifornimento, quindi siamo scesi via Suez, abbiamo fatto il Mar Rosso, attraversato la zona dei pirati. Abbiamo fatto l'Oceano Indiano, siamo passati al sud dell'Australia, poi il mare della Tasmania, abbiamo circunnavigato l'isola settentrionale della Nuova Zelanda, dove siamo approdati nel porto di Tauranga, dove abbiamo fatto il gasolio, quindi da Tauranga siamo andati a Nuova Zelanda, Southern Islands, isola del sud, nel porto di Littleton. Quindi Antartide, 2 mesi di Antartide e siamo adesso verso la via di ritorno verso la Nuova Zelanda, verso quello che è il nostro porto base, come ho detto, vi avrò detto con Sipinotti, il porto di Littleton. Qui sbarcheremo i tecnici, dell'altro carico, rifornimento, sbarcheremo il crew change, cambieremo parte dell'equipaggio. Più precisamente sbarcheranno 11 persone, ve ne verranno rimpiazzate con altre 8, quindi partiremo con esattamente, ancora non è stato deciso, ma saremo 18-19 alla partenza. E quindi il rientro a completamento del nostro giro del mondo, quindi questa volta si torna via Oceano Pacifico, quindi doppieremo il mitico Cap Horn, poi l'Oceano Atlantico Meridionale, passeremo vicino allo scoglio di San Pietro e Paolo, le isole di Capoverde, le isole Canarie, quindi Gibilterra, entreremo in Gibilterra, mare Mediterraneo, mare Ionico, Adriatico e quindi Ravenna e alla fine Trieste. Ok. Allora Franco, vuoi presentare? Sì, ecco, io sul ponte sì, sono coadiuvato da ufficiali e quest'anno sono solo giovani ufficiali a stare con me, quindi abbiamo qui 2 ufficiali di navigazione, che sono i più giovani a bordo, no? Stanno facendo la rifa, stanno facendo la gara, chi è più giovane si differenzia di 1 mese circa, ha 25 anni. Tutti e due, io sono più vecchio. Questo è poi il nostro primo ufficiale, perché lui invece è vecchio, ha 30 anni. No? Emilio. Quindi allora, raccontate un po', se volete raccontare un po' velocemente, quali sono i vostri compiti. Allora, segretario, no? Principalmente. Sono Davide, come ha detto il Comandante, sono un ufficiale di navigazione. Principalmente noi come ufficiali ci occupiamo, insomma, della sicurezza della navigazione, della condotta della nave, in sicurezza chiaramente, e delle operazioni scientifiche che adesso sono, diciamo, terminate. Tante carte. Sì. Perché purtroppo oggi per navigare ci vogliono tante carte, bisogna fare parecchi controlli, e quindi insomma parliamo di questo principalmente. Prima di coperta, poi viene Emilio. Io principalmente mi occupo della sicurezza e della security di bordo, infatti sono anche SSO. SSO Chief Security Officer, ovviamente, è il mio Deputy Chief Security Officer, è il mio comandante, perché la compagnia ha deciso così. Io mi occupo anche della sicurezza a livello di carico, infatti a bordo abbiamo messo rizze sui container che controlliamo generalmente, e abbiamo controllare la stabilità della nave, ovviamente tramite Zavorra e come ne andiamo. E poi qui questo ragazzo, oltre a essere ufficiale di coperta, è anche dottore in oceanografia, neodottore in oceanografia, ed è il più giovane cartografo di categoria A in Italia. Sì, buonasera a tutti.
predilige navigare. Predilige sì, navigare. Esatto. Voglio prendere esempio dal comandante, allora sono qua con il comandante, con gli ufficiali a navigare. E io mi occupo, come diceva Davide, sono un ufficiale di navigazione, ci occupiamo della sicurezza della navigazione e della condotta. E quindi io in particolare mi occupo anche della stazione radio di bordo e della cartografia elettronica e della pianificazione del viaggio. Rapidamente, Franco, che siamo un po' in ritardo. Console, questo è quello di cui vi ho parlato. Mi senti? Il timone. Sì, ti sento, Stefano. Il timone del capitano e dei pirati. Noi siamo pronti. Ok, vengo giù, vi raggiungo. Sì, ecco, questa è la console, quello stavo dicendo che... Scusa Stefano, dimmi. Allora, noi siamo nella zona delle cabine. Tu, una volta finito con Franco, scendi in mensa dove c'è Andrea che ti aspetta. Quindi, quando Franco ha illustrato la console, mi passi la linea che facciamo la cabina e nel frattempo tu scendi a mensa. Ottimo, ottimo, anche perché l'orario è propinquo. Propinquo, non è italiano. Ok, vai Franco. Sì, chiedo scusa. Allora, stavo dicendo che questa è la nostra console, da qui si governa la nave. E volevo farvi notare che questo joystick sostituisce quello che una volta era il timone, classico, la classica ruta al timone che usavano i capitani dei vecchi tempi. Quindi con questo è una sorta di telegrafo, ovvero con questa leva si agisce sulla propulsione, andando sul verde si va avanti, andando sul rosso si va indietro. Più si preme, più si accelera. Cosa abbiamo adesso? Adesso stiamo andando 13 nodi e mezzo. Tutta forza. All'ottima velocità, noi sempre tutta forza. Siamo tutta forza perché stiamo cercando di scapolare una depressione. Qua in questi mari qua siamo nella zona dei 40 ruggenti e dei 50 urlanti, di cui avete senz'altro sentito parlare. Però insomma, potrei anche spiegare, ma mi hanno detto che ho poco tempo a disposizione. Quindi stiamo cercando di scapolare questa depressione, che insomma in parte la eviteremo, però è quasi impossibile attraversare questa zona di mare completamente interni. Quindi qui ci sono, vado avanti perché mi dicono che devo stringere, qui ci sono le eliche di manovra di cui vi ho parlato prima, 800 cavalli, 1800, oltre al propulsore principale abbiamo anche un ausiliario che fa da backup a quello principale, vale a dire se dovesse venire a meno il propulsore principale abbiamo un ausiliario, una sorta di fuoribordo telescopico che nel malaugurato caso è in grado di portarsi a casa una velocità di 4 nodi e mezzo, no? Medio piano, però sani. Almeno arriviamo a casa. Almeno arriviamo. Beh, qui ci sono i radar, vari display. Aspetta, faccio vedere il radar. Sì. Ok. Sì. Qua abbiamo l'autopilota, poi abbiamo un sistema di cartografia elettronica, qua abbiamo invece un computer che comanda e gestisce tutti gli impianti di bordo. Qui sulla poppa di noi invece ci sono i sistemi antincendio, i sistemi di chiusura delle porte stagne. E dall'altra parte ancora con scandagli, GPS, anemometri, radio, strumentazione di ogni genere. Sì. Okay. Volevo dire, aggiungo solo questo, per questa nave, sebbene comincia ad avere una certa età, è stata sempre aggiornata. E questo, ad esempio, questo ponte dove ci troviamo, nulla ad invidiare a quello che potrebbe essere il ponte di una modernissima nave. Allora, grazie mille, Franco. Io, Stefano, ti lascio la parola. Salutiamo e ringraziamo Franco, sì, che nel pieno del lavoro, insomma, della conduzione della nave, è stata veramente un'opportunità che ci hai regalato. Grazie. No, grazie. Grazie a voi. Noi ad aprile, ottobre, apriremo a Trieste la nave a cittadinanza, a tutti quelli che vogliono venire a trovare, e quindi siete invitati e vi aspetto a ottobre. Dove? A Trieste ovviamente. Sì. Okay. Ci sono due triestini a bordo, volevo precisare ancora questo. Cioè, sono io e poi c'è la nave, esatto, che è registrata a Trieste. Allora, grazie Franco, io... Cristina, passo la linea a Stefano, anche qui chiedo di ingrandire la telecamera di Stefano. Sì, io mi riferivo all'equipaggio, perché abbiamo tanti tecnici di Trieste che avrete modo di conoscere, probabilmente adesso quando scendete nei laboratori. Quindi ancora grazie della visita e alle prossime. Vai Stefano. Ok, niente, noi ci troviamo due ponti sotto al ponte di comando. Quello che vedete qui è uno strumento che serve nel caso di emergenza, che speriamo di non dover mai utilizzare. Ai lati di questo corridoio si aprono le cabine, poi ne vedremo una.
Adesso noi andiamo giù in fondo a trovare una figura molto importante sulla nave, che è il medico. Adesso chiediamo se è possibile entrare. Si può? Eccoci qua. Noi siamo qui con il medico, tutti i pannifrelli, e siamo in quella che è la medicheria. Ed è una zona dove in qualche modo vengono approntate le prime cure. Giusto, se vuol dire qualcosa a Giuseppe. Ho appena finito di fare un piccolo interventino chirurgico che stavo approntando a mettere i ceri nella sterilizzatrice, perché poi andranno fatte delle medicazioni sempre con materiale ovviamente sterile e pulito. E quindi stavo per mettere questi ferri nella sterilizzatrice. Ok. Così abbiamo tutto il materiale pronto. Va bene, grazie, scusa l'intrusione, ma era giusto per far vedere che non ci manca nulla. Peraltro Giulio ci ha curato benissimo e in qualche misura siamo tranquilli anche da questo punto di vista, dal punto di vista sanitario. Grazie. Grazie a voi. Adesso io vi porto velocemente nella mia cabina, così vedete com'è un alloggio, e poi dopo passeremo la linea a Riccardo che ci aspetta giù in mensa. Ecco, Giuseppe ci sta facendo da cameraman, è un cameraman eccezionale. Questa è la mia cabina. Come vedete ha due posti letto, che sono questi, e giù in fondo è un bagno, che adesso facciamo vedere. È un comunissimo bagno, se non per una caratteristica particolare, che è questa, che è la maniglia. Come vedete c'è la doccia, adesso io sto anche un po' barcollando perché la nave in qualche modo si fa sentire, le onde ci sono. E quando si fa la doccia in condizioni come queste è bene reggersi ben forte perché altrimenti si sbatte contro le pareti. L'altra cosa che volevo far vedere sono le dotazioni di sicurezza. Questa è una cabina per due persone, questo è il letto dove dormo io. Io fortunatamente sono solo in cabina, sopra è un altro letto ma in qualche modo è occupato dalle valigie. Quello che vedete qui è un salvagente d'emergenza che serve solamente nelle acque calde, quindi quando siamo in Nuova Zelanda. Ogni cabina ce n'ha uno per ogni passeggero, però questo qui non lo possiamo utilizzare in Antartide perché l'acqua fredda ci farebbe vivere soltanto per 3-4 minuti. Quindi cadere in acqua con questo salvagente non servirebbe assolutamente a nulla. Quello che viene usato sono le tute di sicurezza, che sono queste. Adesso cerco di farvele vedere molto velocemente. Sono una sorta di scafandro che ci protegge. Con queste si può addirittura sopravvivere per ore in acqua perché sono termicamente isolate. Hanno anche dei sistemi di sicurezza. Hanno un fischietto che è questo per richiamare l'attenzione. Eccolo. E poi hanno anche una luce d'emergenza per segnalare la presenza in mare del malcapitato. Altre cose io non le vorrei dire, la cabina in qualche modo è molto confortevole ed è l'unico modo e l'unico momento in cui uno ha un po' di privacy all'interno della nave. Se Riccardo è collegato con noi dalla mensa, io direi di passare a lui la linea e poi eventualmente lo raggiungiamo. Ci sei Riccardo? Sì, ci siamo, siamo qui con Andrea, siamo a mensa, l'orario okay. È perfetto. E se potete zoomare sulla nostra di telecamera. Così vedete ingrandito, lascio un attimo la parola io ad Andrea che ci guida un attimo nella mensa. Aiuto io a tenere. Questa, come diceva Riccardo, è la sala mensa. E ci sono una serie di tavoli, ovviamente. Le sedie sono ovviamente ancorate a pavimento perché in caso di mare mosso non si cade, non ci si fa del male. Siccome siamo tanti, i turni vengono effettuati su due turni. Abbiamo un turno mensa alle 11 e un turno mensa alle 12 per quanto riguarda il pranzo, un turno alle 18 e alle 19 per quanto riguarda la cena, e in più diciamo che viene sempre fornito cibo, bevande, sempre di conforto per quelli che lavorano la notte, perché come si è detto in precedenza, su questa nave si lavora H24, quindi chi lavora la notte ha bisogno anche di sostentamento e ci forniscono di focaccia, salumi, cose comunque anche molto buone da mangiare per resistere al turno notturno. Andiamo verso la cucina. Vediamo se riusciamo a conoscere. Abbiamo Claudio che fa parte ciao Claudio. Salve, buongiorno. Allora, grazie mille tanto per l'aiuto che ci dai tutti i giorni. Grazie. È insostituibile. Grazie, sono contento di collaborare anche con voi, siete delle persone eccezionali. Che dire? E ci coccolate, lo dico io, ci coccolate. È il nostro lavoro, lo facciamo nel miglior dei modi. Esatto, loro ci danno supporto dal punto di vista
della vita di tutti i giorni, dalla cucina, dalle nostre necessità, dalle cabine, e sono una parte veramente fondamentale dell'equipaggio che noi ringraziamo sempre. Grazie anche a voi, grazie. Grazie Claudio. Da questa parte abbiamo la cucina, dove vediamo un'opera in un super cuochi. Faccio una parola che intanto, eccolo. Qui abbiamo Sabato e Carmine, che ci deliziano tutti i giorni di pietanze molto buone. Allora io, contrariamente a quanto ci eravamo detto, ho letto una domanda che dice: qual è il menù di oggi, l'ultimo menù? Ce lo volete raccontare un attimo? Allora, abbiamo farfalle con zucca piccante, abbiamo quadrette di Angus alla milanese, merluzzo capri olive, abbiamo la focaccia rustica con la classica parcina, riso, un po' di giardiniera e un contorno di broccoli. Qual è la difficoltà maggiore nel cucinare in una nave rompighiaccio in questi mari? In questi mari, diciamo, è un po' complicato quando c'è un po' di mare. Dobbiamo stare sempre attenti dove appoggiamo la roba, dobbiamo mettere sempre in sicurezza. E anche le pentole, come vedete, qua abbiamo una specie di barriera. Esatto. È tutto in sicurezza, se no le pentole ci cascano. Esatto. E addio. Allora, per il resto, diciamo, è quasi tutto. Io vi ringrazio pubblicamente per tutti questi giorni, ormai siamo in fine di campagna e quindi vi ringrazio per tutto il video. È stato un piacere. Comunque è colpa vostra se sono ingrassato, quindi è colpa vostra. Anche noi siamo ingrassati un po', ma fa niente. Ci prendiamo a casa. Ok, grazie mille. Grazie mille. Okay. Allora, ci siamo riuniti qua il gruppo. E come vedete c'è anche il comandante che è sceso e ci ha raggiunto. E qualche parole, Franco, anche qua per il personale di camera. Ho beccato in un momento tutto stavo avvocato perché questa mattina non sono riuscito a fare colazione. L'equipaggio sono uno meglio dell'altro, sono bravissimi. Spero di averli qua tutti quanti il prossimo anno. Franco, abbiamo scoperto che anche i comandanti mangiano. Anche quando ti mangio, io veramente sono sceso, non pensavo di trovarmi qua, è una sorpresa. Io poi vorrei dire una cosa a proposito di Franco. Prima vi ha detto che loro durante il viaggio a venire qui hanno fatto un salvataggio. Lui l'ha detto in un modo molto semplice e veloce. In realtà hanno salvato delle vite umane, hanno trovato delle persone in difficoltà e sempre con grande maestria e anche bravura, e anche un po' di coraggio sono riusciti a salvarli. Hanno mandato anche delle foto che sono uscite sui giornali, è stata una cosa di cui siamo orgogliosi anche di conoscere Franco per questa sua grande, grande umanità. Ci conosciamo già da tanto tempo. Sì, il mare unisce un po' tutti, insomma, è stato semplicemente un dovere. Abbiamo portato a casa 92 persone, di cui 23 bambini, alcuni dei quali veramente di tenera età. Insomma, questo personalmente mi ha riempito di gioia. E poi Andrea c'ha un piccolo aneddoto da raccontare. Sì. Era quello del ritrovamento di una... Esatto, è stata una cosa curiosa che ha fatto anche riflettere, no? E come si diceva prima, hanno portato a bordo queste persone in difficoltà e io nello scoprire, nel togliere l'incarto di uno strumento, ho visto un cappello di lana, una cuffia. L'ho presa e ho scoperto che all'interno c'erano 4 uova sode. Probabilmente questa persona... in difficoltà e affamato ha fatto un piccolo tesoretto di queste 4 uova e ha nascosto dentro il nostro strumento. Poi fortunatamente non ha avuto bisogno perché a bordo ha trovato conforto. Sono state le uova nostre. Quindi insomma è stato sì, ma infatti loro sono sempre abituati ad affrontare gli imprevisti, ma quindi lo sapevano in qualche modo come sarebbe finita e quindi hanno questa, diciamo, attenzione per in qualche modo prevenire il futuro, insomma. Il capo spedizione cosa ci dice? Perché lui... Allora, io in realtà chiedo anche agli organizzatori dell'evento. Noi volevamo portarvi a vedere la poppa della nave, un po' all'esterno, con anche il permesso del comandante, visto passiamo in una zona un po' ristretta. Però chiedo a tutti se c'è ancora del tempo a disposizione, se no ci avviciniamo. Sì, l'abbiamo, possiamo volentieri andare a vedere la poppa. Ok, io rinnovo ancora una volta i miei saluti e vi lascio nelle ottime mani del capo di spedizione, di Andrea, di Caivano e del nostro ottimo vostro paesano Stefano.
grazie al comandante che lo lasciamo nelle mani. Siamo nelle mani dei cucinieri. Esatto, che deve, in realtà il comandante verso quest'ora, adesso sembra che viene a fare lo spuntino, ma in realtà va a controllare anche, diciamo, andava in macchina, cioè nella sala di controllo, per vedere come sta andando dal punto di vista tecnico anche la parte di motori e la parte di gestione degli impianti che sono qui a bordo. Noi non siamo entrati nel dettaglio di tutto quanto che viene fatto, ma dovete immaginare una piccola cittadina, ok? Produzione di acqua calda, energia elettrica, anche per la gestione dei rifiuti, insomma, diciamo che è veramente complesso da portare avanti in un piccolo spazio, no? La nave è tutta 80 metri. Allora io direi di proseguire, no? Sì. E ci accompagnate nell'incontro e andiamo con un dispositivo. Con un solo, usiamo quello mobile perché è semplice muoversi. Esattamente. Adesso io provo. Se Riccardo toglie il microfono e toglie... Quindi passate di nuovo nella telecamera di Stefano Ferriani, ingrandite e andiamo con il suo dispositivo. Riuscite a sentirmi? Aspetta, tolgo l'audio. Sì. Perfetto. Allora noi a questo punto ritorniamo in configurazione standard, diamo a Giuseppe, eccolo qua, il ruolo di cameraman. E lui ci seguirà in questo viaggio. Tenete presente che potrebbe essere che cadrà la connessione durante il trasferimento, quasi sicuramente. E sarà un piccolo blackout di qualche secondo, quindi non spaventatevi. Noi terremo la telecamera accesa, così vedete anche sostanzialmente la stiva. No, vieni con noi. Sì. Ok, seguiteci. Adesso non so fino a quando avrete il collegamento. Segui Andrea. Vedete, sono le stile. Intervengo un attimo io perché vedo che Stefano si è disconnesso, giusto? Se aspettiamo un attimo che si riconnette. Perché ovviamente il cablaggio della nave prevede la copertura di alcune zone, ma ci sono delle ampie zone metalliche con delle barriere che sono le paratie stagne che sono proprio di una nave rompighiaccio e che quindi potrebbero, anzi sicuramente interrompono il segnale del wifi, e conto che a breve Stefano riprenda la linea, se no lo intanto che devono sì. Che ore era da voi? Sento Marco che no, chiedevano che ore era da voi. Prendere questo qua, però. Prendere questo qua. Ok, allora Nel frattempo, eccolo Stefano che è ritornato. Stefano, ti vediamo ma non ti sentiamo. Ci sentirci di nuovo? Ci sentite? Ti vediamo nel Dry Lab. Un attimo che... dal momento che è caduta la linea dobbiamo ripristinare il tutto. Riuscite a sentirci in questo momento? Sì, mi sentiamo. Sì. Ok, perfetto, abbiamo ristabilito il collegamento. Ritorniamo dove eravamo prima, Andrea ci stava illustrando la parte popiera della nave. Dobbiamo stare molto vicini e urlare, perché c'è molto rumore qua. Quindi adesso Andrea dovrà usare tutte le sue corde vocali per raccontarci un po' cosa c'è qui a bordo. Restiamo sempre sul sicuro, vedete qua, un po' di mare entra, quindi si rischia di scivolare. Questa è la poppa della nave, quell'area in cui vengono effettuate determinate operazioni, quali la messa a mare dei mooring, quelle catene di strumenti che vi ha spiegato prima l'ingegnere Spinotti. Siccome sono catene di strumenti molto lunghe, anche centinaia e centinaia di metri, si organizza squadra dedicata solo per questo lavoro con il supporto del gruppo nave, del primo direttore, gli ufficiali dell'equipaggio,
viene detto male questo termine strumenti, man mano, strumento dopo strumento, no, ad arrivare alla parte finale che è il corpo morto, la massa, che una volta scalzato dichiara la fine delle operazioni. Oltre alla messa a mare dei mooring vengono effettuati dei catenamenti d'acqua, come vi ho fatto vedere prima Riccardo, tramite la rotetta. Si vede che c'è un carro ponte centrale, da questo carro ponte lo strumento viene messo a mare e viene fatto il campionamento. Ok, possiamo rientrare eventualmente a vedere i laboratori. Prego. Eccoci qua, ci siamo di nuovo ritrovati. Riuscite a sentire? Tutto ok? Sì, 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 vi sentiamo. Ok, allora, molto brevemente, poi dopo l'altra parte eventualmente va Riccardo nel chiudere. Sì, siamo arrivati un po' al limite, facciamo velocemente i laboratori. I laboratori nella zona copiera sono due. Uno è il dry lab, che è questo, sostanzialmente con apparecchiature elettroniche e quindi apparecchiature che tengono l'acqua e l'umidità. Quindi in questa parte sostanzialmente c'è il governo degli strumenti che acquisiscono dati. Questa parete, che adesso Giuseppe sta inquadrando, sembra quasi un quadro, una specie di galleria con quadri in esposizione. In realtà sono dei monitor che servono a vedere i segnali che vengono acquisiti dalla nave. In questo caso sono ecoscandagli che, utilizzando delle tecnologie di suono riflesso, in qualche modo scandagliano il fondo. Altrettanto ci sono sull'altra parete e poi dopo andiamo un attimo veloce. E poi volevo lasciare le domande. Niente, a questo punto direi che facciamo vedere l'ambiente veloce. E poi dopo ritorniamo qui per le domande finali. Eccoci qua. Quest'altro invece è quello che si chiama il dry lab, scusate, il wet lab, quindi il laboratorio 1, dove in qualche modo entrano i campioni d'acqua, quindi come vedete è tutto in acciaio. Sostanzialmente c'è una componente per le analisi chimiche, sono queste. Esatto, poi Andrea è in qualche modo è uno che in qualche modo ha anche gestito queste cose, e poi se quadri Andrea, alle sue spalle c'è un altro strumento che lui usa spesso e che magari ci racconta velocemente. Velocissimamente è una trappola di sedimento, è un componente della catena di strumenti che abbiamo messo a mano, che abbiamo parlato prima, dei Mooring. È composta di un imbuto e sotto c'è un carosello con un motore che ruota 12 con 21 bottiglie. È in grado di campionare la diversa stagionalità, campionare diversi mesi in base agli obiettivi degli studenti. Quindi un carosello che ruota in maniera gestita da noi preventivamente, e questi strumenti vengono recuperati l'anno successivo. Quindi oltre a oltre al campionamento delle proprietà fisiche dell'acqua, anche quello che sta nella colonna d'acqua, sedimenti e partite d'acqua. Quindi le uova erano nascoste qua sotto. Ok. Riccardo, ti lasciamo la linea, ti raggiungiamo, chiudiamo il nostro collegamento e ci abbiamo la conclusione. Ok, allora io chiedo agli organizzatori nella fase finale, nel frattempo Stefano arrivano, di selezionare qualche domanda e dopodiché ci avviciniamo ai saluti. Siamo andati un po' lunghi, ma credo che insomma lo richiedesse proprio, no? E lascio la parola a loro. Ora velocemente, ecco, una prima domanda era: come siamo connessi, se via satellite, qual era il sistema di connessione, chiedevano. Allora, la connessione via satellite, abbiamo due tipologie di antenna proprio per differenziare il rischio, se volete, no? Qui in Antartide non possiamo perdere, diciamo, l'occasione in tutto. Tipicamente, come avete visto, i motori sono due. La strumentazione scientifica è sempre rinnovata, così come le acquisizioni. E in questo senso ricade anche l'antenna. Quindi è una connessione satellitare, per chi è più tecnico c'è l'antenna in banda C e un'antenna in banda KU. Anche qui una poppa e una prua, perché la nave nel suo movimento potrebbe perdere il link satellitare quando viaggia verso sud o verso nord, e quindi in tal caso interviene un'antenna piuttosto che un'altra. Un'altra domanda molto semplice, chiedeva che ore era lì da voi? Allora, da noi sono più 12 ore rispetto all'Italia, quindi adesso sono circa le 11 della mattina,
e il fuso orario della nave, e sebbene si muova, no, all'interno dell'Antartide, del Mare di Ross, è stabilito che essere quello della Nuova Zelanda. Così come la stazione Mario Zucchelli è sul fuso orario neozelandese, mentre invece la stazione Concordia è a più 7 ore, che sinceramente non ricordo bene, ma dovrebbe essere intorno a Melbourne, di Sydney. L'orario di Concordia, quindi di quella stazione, è stata stabilita per motivi proprio dell'andamento della temperatura, e quindi si è stabilito a un certo punto che il massimo della temperatura era mezzogiorno, e questo corrisponde con il fuso orario circa australiano di mezzo. Bene, altre domande chiedono. Sono previste spedizioni verso l'Artico? La pista di atterraggio, sempre la stessa persona, Antonella Bolelli, per gli elicotteri sulla motonava, viene usata in situazioni di emergenza o anche in altre situazioni? Allora, abbiamo fatto una missione in Artico, ma non come Enea, perché per quanto riguarda l'Artico se ne occupa il CNR. Però a bordo io, Stefano e Andrea, per la parte di sua competenza dei cartaggi, poi posso lasciare la parola a Stefano, siamo andati a bordo anche in Artico, a bordo di questa nave, che ha tra i suoi compiti anche quello di servire l'Artico e il Mediterraneo. E per quanto riguarda la pista di Boulder Clay, che è una novità grandissima, il primo atterraggio del C-130 fatto in quella aviopista, aviosuperficie, proprio vicino a Mario Zucchelli, e a circa 5 km, e apre delle grandi prospettive per la ricerca e per la logistica, nel senso che in questo modo gli ingressi e le uscite dall'Antartide, sia del personale tecnico-scientifico che delle merci, è facilitato, perché se avete fatto caso nella presentazione, ciò può avvenire quando c'è del ghiaccio davanti a Mario Zucchelli, ma quando non c'è più del ghiaccio dobbiamo appoggiarci a una stazione vicina, che è McMurdo, quella americana, statunitense, oppure dobbiamo supportare, diciamo, questo trasporto con la nave. L'aviosuperficie facilita e aiuta proprio questo scopo, essere più incisivi e più dettagliati nella pianificazione. Non solo, offre un supporto alla stazione proprio di McMurdo come alternato, si dice, come aeroporto alternato, quindi qualora un aereo si trovasse in difficoltà per una qualsiasi motivo e non potesse atterrare a McMurdo, invece di tornare indietro come succede adesso, può chiedere supporto e atterrare presso la stazione italiana. L'altra domanda era per gli elicotteri. Sulla nave utilizziamo il ponte di elicotteri per il trasbordo delle persone, e anche in maniera diciamo normale, non solo per le emergenze, che siano esse sanitarie oppure di trasporto di materiale. L'elicottero è nelle stazioni a Mario Zucchelli, perché a Concordia non può esserci un elicottero, viene utilizzato un po' come un taxi, passatemi il paragone un po' ardito, ma nel senso che è il mezzo più versatile per il trasferimento delle persone e del materiale da una zona all'altra dell'Antartide. Ha dei limiti di operatività, però diciamo è ampiamente utilizzato. Ecco, un'altra domanda. Dice, in queste spedizioni fate più persone, quali erano gli obiettivi più complessi da raggiungere e se sono stati raggiunti? Allora, adesso parliamo di quello lì della nave, poi magari possiamo accennare a quelli delle altre stazioni. Allora, per quanto riguarda la nave, c'erano a bordo 8 progetti di ricerca del PNRA finanziati dal MUR, e devo dire che sono stati portati avanti tutti quanti in un'altissima percentuale di riuscita, se volete, perché è difficile attuare tutti i progetti così come i ricercatori pianificano nelle loro attività. Dovete considerare che siamo dall'altra parte del mondo, in Antartide, con condizioni meteo che possono essere anche avverse. Non ultimo abbiamo avuto un giorno e mezzo di stop meteo, dove ovviamente le attività non siamo riusciti a farlo. E le attività si sono concentrate diciamo principalmente sul campionamento dell'aria per il particolato e gli inquinanti, e vado un po' sommariamente, diciamo, come temi generali. Sulla parte di colonna d'acqua, quello che viene chiamato, nel senso per la parte di biologia e per la oceanografia fisica, quindi i parametri fisici dell'acqua, perché serve per studiare sia l'ecosistema marino in totale, dall'alga unicellulare, ma anche alla popolazione più grande come le balene, e passando per il krill, che è il gamberetto che viene mangiato dalle balene.
e per arrivare poi alla parte di superficie del fondale marino, quindi quello che diceva Stefano con degli strumenti a scafo, e anche sotto, ok? Circa qualche migliaio di metri anche al di sotto per vedere la stratigrafia del sottosuolo. Per quanto riguarda le altre basi, annovero come progetto importantissimo che lega anche la nave, è il progetto Beyond Epica. Vi ricordate, vi parlavo del carotaggio del ghiaccio fatto alla stazione Concordia con il progetto Epica, che ha fatto risalire alla concentrazione di CO2 e temperatura fino a 800.000 anni fa, mentre invece con questo nuovo progetto, che è Beyond, vuol dire in inglese oltre, Epica, si cerca di arrivare a 1.500.000 di anni fa. Bene, ecco, altre due domande. Prima faccio quella più tecnica e poi quella fatta da un ragazzo che è molto interessante. Ecco, avete il trasponder spento, su Vessel non siete rilevati. Fider, esatto. Allora, il trasponder no, non è spento, nel senso che la normativa consente e obbliga di tenerlo acceso. Più che altro è il tracciamento di queste piattaforme free, che sono Vessel Finder e Marine Traffic, che sono le più comuni, alle volte hanno una sincronia, diciamo, diversa, e sotto una certa latitudine non consente più il tracciamento. Posso suggerire, anche se siamo un po' sul finalino di campagna, il sito sviluppato proprio da Stefano, o Stefano Ferriani, che è myway.enea.it, quindi myway scritto come la canzone di Frank Sinatra in inglese con le Y, quindi myway.enea.it, e potete seguirci in diretta proprio come se stesse a bordo, quindi anche vedere i parametri di navigazione e i parametri che vi ha illustrato Stefano, no? Di temperatura, di profondità del mare e velocità. Ecco, invece questa domanda molto bella che dice: che consiglio dareste ad un adolescente come me che volesse intraprendere la vostra stessa strada? Allora, io comincio io, poi lascio la parola ai colleghi, amici che stanno qui a fianco. Allora, per venire qui in Antartide, avete visto, ci sono tutte le competenze e sono necessarie tutte le mansioni, ok? E non a caso abbiamo organizzato il giro della nave facendovi conoscere tutta la realtà che coinvolge la nave, ma la stessa cosa è traspostata presso Mario Zucchelli. Sono delle cittadine, delle piccole comunità che si attivano per 3-4 mesi l'anno e quindi bisogna avere tutte le competenze. Io sono ingegnere elettronico, Stefano informatico, Andrea è un tecnico specializzato nei sedimenti, anche Giuseppe è un informatico. Purtroppo non avete conosciuto i ricercatori, però ci sono biologi marini, ci sono scienziati dell'atmosfera e Mario Zucchelli. Diciamo che le competenze sono tante e quindi per venire in Antartide con la passione che abbiamo noi tutti qua, che ci accomuna, diciamo non ci sono strade né privilegiate né alcune precluse. Avete visto anche il comandante con gli ufficiali per chi vuole intraprendere invece la carriera marinara. Quello che in realtà è fondamentale è un'elevata preparazione e studio. Adesso sembra le classiche parole e frasi fatte, però effettivamente è quello che guida diciamo per arrivare qui in Antartide. E studio, preparazione e passione in quello che si fa. Ieri facevamo un incontro con dei ragazzi, avevano fatto una domanda simile e c'era una ricercatrice, dice: io sempre da bambina volevo studiare biologia e studiare gli animali. Ha fatto tutta la carriera che le ha consentito proprio questo e farlo qui in Antartide. Se posso aggiungere, certo, un consiglio molto pratico. Ovviamente se uno vuole venire nella componente logistico e scientifica deve fare degli studi scientifici. Cioè, io finora è brutto dirsi, ma non ho mai visto un laureato in lettere a bordo. E quindi diciamo, se uno vuole intraprendere quella parte lì, è evidente che deve orientarsi verso quelle che sono le discipline scientifiche. L'altro aspetto invece, se uno non vuole partecipare da un punto di vista diciamo legato alle attività del PNRA, ha tutta la carriera marinaresca, quindi può cominciare dal livello diciamo più entry level, quindi in mozzo, fino ad arrivare al comandante. Quindi sono due mondi. Quello che va detto, per essere onesti, che è molto limitato, cioè mentre in altri ambiti i posti sono numerosi, qui in qualche modo, io parlo per me personalmente, lo può dire anche Riccardo, molto spesso entra in gioco anche il essere al momento giusto nel posto giusto, cioè
di essere in un gruppo che alla fine vince un progetto di ricerca e parti con il tuo gruppo di ricerca. Nel caso mio, per esempio, era uscito un bando interno Enea, a cui io ho partecipato, per quanto mi riguardava doveva essere one shot, cioè fare una spedizione come sistemista, e poi dopo alla fine sono stato coinvolto, ho sviluppato il sistema di navigazione e per 8 volte sono venuto a bordo. Riccardo, analogamente, ci siamo incontrati dal punto di vista professionale e alla fine è venuto in Antartide in qualche modo grazie a queste, diciamo, interdipendenze. Quindi, diciamo così, è molto difficile dare suggerimenti. L'unico, secondo me, valido è quello che ho detto all'inizio. Cioè, se studi giurisprudenza, lettere e altri tipi di facoltà, avrai delle altre carriere, ma io ripeto, per ora, nei 10 anni che ho frequentato qui, non ho mai visto di quei profili professionali di quel tipo. Era giusto così per dare un indirizzo di ordine generale. Pure potresti essere un ottimo fotografo, un ottimo reporter. Esatto. Sì, ci sono stati un paio di giornalisti qui a bordo, tipicamente si fanno anche questi bandi per la divulgazione scientifica e il corretto modo di veicolare la ricerca italiana qui in Antartide. Ecco, l'ultima cosa che diceva Giuseppe, se vuoi dirla... No, Giuseppe suggeriva il fatto che a bordo abbiamo anche gli idrografi della Marina e quindi anche lì c'era la possibilità di avere una carriera militare. Però, ripeto, i posti sono molto esigui e molte volte alla fine è una questione di fortuna. I giornalisti ne abbiamo avuti a bordo 2 in 10 anni. Gli idrografi sono soltanto 2 unità. Quindi io punterei più su discipline tipo geologia, biologia, scienze della terra e anche della parte di, legate tecnica, alle telecomunicazioni tecniche come ingegneria o cose di questo genere. Allora, credo che andiamo adesso. C'era un'ultima domanda che l'hanno fatta, mi sentite? Che l'hanno fatta diverse persone, sì. Quindi molto semplice. Diceva, com'è che nel ritorno si cambia rotta? Per una serie di motivazioni. La prima è che il passaggio per Suez è un passaggio rischioso, c'è il rischio di pirateria, quindi bisogna imbarcare delle forze armate, delle compagnie che possono essere pubbliche o private, che salgono a bordo per difendere proprio la nave in caso di attacchi. E allora, poiché all'andata, diciamo, c'è un po' di fretta nell'arrivare in zona operativa, quindi Mario Zucchelli, si fa questa strada che è leggermente più breve che è Suez. Al ritorno, poiché siamo un po' più rilassati, diciamo, come la tempistica, perché l'unica cosa è ritornare in Italia e scaricare i campioni scientifici che abbiamo, quindi si preferisce passare per l'altra parte di mare. E poi, se non ricordo male, ci sono anche dei rischi. Se vi ricordate, oltre ai pirati, 2 anni fa, mi pare, ci fu una nave incagliata nel canale di Suez che bloccò quel passaggio per diversi giorni e tutti i telegiornali ne parlarono. C'è proprio un problema con una coda interminabile di navi che voleva passare. Quindi, diciamo, come diceva Riccardo, in qualche modo si cerca di ottemperare quello che è la via migliore da tutti i punti di vista economico, della sicurezza e della brevità del viaggio, no? Sì, esattamente. Vorrei una domanda al volo, posso rispondere? Leggevo, Claudio Morelli chiedeva come conserviamo i campioni. È un'ottima domanda, perché i campioni prelevati dal fondale marino devono mantenere la catena del freddo fino ai nostri laboratori, ad esempio a Bologna, dove poi verranno studiati. Qui a bordo ci sono delle celle frigo, una cella a più 4 gradi per i campioni che devono essere stoccati a questa temperatura, e una cella a meno 20 e anche una cella a meno 80. Quindi ogni tipo di campione che ha un diverso tipo di trattamento viene stoccato in un frigo dedicato. Abbiamo anche 2 speciali che sono quella a meno 50 per le carote del progetto Beyond Epica, e hanno una richiesta, data la particolarità del progetto, hanno una richiesta di celle dedicate a meno 50 gradi che normalmente non abbiamo qua a disposizione, quindi sono state appositamente realizzate. Ecco, poi proprio un'ultima cosa veloce, chiedevano che, visto che ci sono ancora chi mette in dubbio i cambiamenti climatici, cosa state vedendo invece voi da queste missioni? Allora, questo si ricollega anche a un'altra domanda che ho visto, che era il record. Allora, cerchiamo di fare un po' di ordine. Noi qui stiamo studiando proprio per tutta la ricerca che vedete dal cielo, diciamo, al mare, ai sedimenti, per capire com'era il clima nel passato, per vedere se quello che abbiamo qui
è un'anomalia diciamo dovuta a fluttuazioni naturali oppure a interventi particolari dell'uomo. Che ci siano delle evidenze di un'anomalia è palese, come vi facevo vedere prima, però bisogna proprio studiare questo. Quindi qua è da ormai 38 anni che l'Italia partecipa a questi studi e finanzia questa tipologia di studi, è ancora diciamo presto per poter andare a dire dei cambiamenti climatici. Sicuramente ci sono, sicuramente ci sono delle fluttuazioni, però al momento è così. Non so se volete. Volevo dire due cose velocissime. La prima è che il negazionismo in qualche modo ogni tanto prende piede. Il problema, come diceva Riccardo, è quello di avere un approccio scientifico che vuol dire una lunga serie di misure. Per questo all'inizio vi abbiamo detto che ci sono degli osservatori in Antartide, perché è un luogo cruciale per quanto riguarda il clima della Terra. Tenete anche presente che un approccio più generale di quello che sono le scienze, diciamo hard science, le scienze diciamo scientifiche, è quello di avere compreso dopo la sbornia positivista dell'Ottocento, cioè dove noi studiamo dei sistemi in modo isolato e poi li mettiamo assieme e tutto dovrebbe funzionare, che le cose non vanno più così. I sistemi sono complessi, hanno delle forti interdipendenze e quindi bisogna studiarli tutti nel loro insieme. Quindi il discorso è quello di capire cosa succederà attraverso tutta quella serie di misure, di analisi e di osservatori sul territorio. Sicuramente quello che è diverso è una concentrazione di CO2 abnorme che la Terra non ha mai visto prima. Come questa impatti su quello che è la vita umana? Teniamo anche presente che la Terra continuerà anche senza di noi. Non è tanto un problema di preservare la Terra in termini generali, è di preservare l'essere umano come lo conosciamo sulla Terra. Ricordiamoci che qualche altra specie, una per tutte sono i dinosauri, sono scomparsi dalla faccia della Terra. E quindi in qualche misura noi, che siamo Homo sapiens, o che diciamo di essere tali, dobbiamo avere molta cautela quando trattiamo queste tematiche e cercare in qualche modo di sensibilizzare i giovani rispetto alla tutela dell'ambiente e a seguire quelle che sono le cose scientifiche, né andando verso, ascoltando le Cassandre, né andando verso quelli che sono i negazionisti. Ci vuole un approccio che è quello tipo razionale e scientifico. Questa era un po' l'idea che abbiamo noi, insomma. E anche la storia del record ci ha segnato parecchio sì. Su come i media molte volte trattano questi temi. Giusto una piccola nota in chiusura. Noi siamo 8 volte, 6 volte che siamo venuti qui. Ci è voluto un record in qualche modo per avere la ribalta e per poter raccontare in un modo compiuto e su tutti i media italiani questa cosa. E alcuni hanno anche scritto molte inesattezze da questo punto di vista. Bene, io a questo punto direi che un po' abbiamo risposto a tutte le domande. Naturalmente ci sono tantissime persone che hanno scritto per ringraziandovi e facendo i complimenti. Ne possiamo leggere eventualmente anche qualcuna, eventualmente tutto molto interessante, affascinante, bravissimi. Poi dopo, ecco, questa mi sembra la più completa. Siete grandi, grazie per questa splendida opportunità. Verremo a visitare la nave a Trieste ad ottobre, simpaticissimo il comandante, complimenti a tutti voi che siete un valore aggiunto della nostra nazione. Ecco, io vi leggo questa un po' a significato di tutte quelle che sono state scritte. Grazie. E di tutto, e poi io lascerei la parola a voi per concludere praticamente. Ok, allora anch'io ho il piacere di ringraziare voi organizzatori, anche tutti quelli che hanno partecipato a questo incontro. Ci avete dato modo di illustrare quello che facciamo con passione, nel quale crediamo, e quindi è un sentito ringraziamento sicuramente da parte mia. Lascio anche ai colleghi di dire la loro. Sì, molto velocemente. Noi crediamo molto in queste iniziative, per cui le facciamo molto volentieri. Come avete visto, abbiamo dedicato un sacco di tempo, anche molta energia, ma lo facciamo veramente con trasporto e veramente con molto entusiasmo. Colgo l'occasione per ringraziare Andrea Zucchelli. Mi fa sempre piacere vederlo, anche se noi abbiamo delle occasioni topiche specifiche per incontrarci, ma è stato veramente molto bello avere l'incipit da te. Speriamo di vederci deviso da qualche parte ogni tanto. Ringrazio Marco Martelli
soprattutto per la bellissima sorpresa che mi ha fatto, per farmi aver visto Marta. Questo in qualche modo dà un tono diverso alla giornata, e quindi grazie, grazie veramente a voi. Lascio la parola ad Andrea e poi ci vedremo in altre occasioni. Grazie, grazie a tutti davvero. Tante grazie anche da parte mia, è stato un vero piacere, spero speriamo di essere stati comunque esaustivi nelle nostre spiegazioni, e un saluto a tutti quanti crevalcoresi e non, ai miei genitori in particolare se mi seguono, e ci rivediamo dalle nostre parti. Un saluto. Bene. Ciao. Grazie a tutti, anche voi, speriamo di vederci il prossimo anno, e direi buon pranzo, perché voi adesso andate... Grazie. Sì, ormai ora, ormai ora. Grazie mille. Esatto, grazie a tutti, grazie, ci vediamo. Allora,